Radio Viola, il GR sportivo di Lady Radio. Lady Radio. Eccoci qua, cari amici sportivi, ben ritrovati, 2 minuti oltre le 13 in questo giovedì 4 gennaio 2018. Federico Sartoni che vi sta parlando e vi dà il buon pomeriggio, puntata con tanti argomenti, quella di oggi di Radio Viola, come avete sentito dai titoli, una puntata che ricade esattamente alla vigilia di Fiorentina-Inter, prima di questo stop, diciamo, anomalo in un periodo diverso del campionato in pieno inverno. C'è questo match per la Fiorentina in casa che domani sera ovviamente seguiremo a partire dalle 19:45 con il nostro Radio Viola la partita, e poi il mercato, tanto altro, le dichiarazioni di Pioli che andremo ad ascoltare e a commentare, diciamo, in doppia veste, perché ha parlato, come avete sentito, anche alla Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. Vado a salutare i miei ospiti quest'oggi nella Radio Viola. Sandro Fiesoli, che è qua alla mia sinistra. Ciao Sandro. Ciao Federico, ciao, ben trovati tutti, ciao. Formazione che prosegue come sempre anche con Lorenzo Stovini, che è tornato a trovarci in studio. Ciao Lorenzo. Buon pomeriggio a tutti. Mettiamo dietro ovviamente. Io ero mancino, sarei mancino, ero destro, quindi si può... Come bisogna vederlo il tavolo qua coppia, dello studio, insomma. Vabbè, sarei stato mancino. Beh. Arturo Leoncini, redazione sportiva di Lady Radio, che ha lavorato con Duccio Mazzoni questa mattina per il confezionamento del Radio Viola. Ciao Arturo. Buongiorno Federico, io vi ricordo i numeri ai quali ci potete contattare: SMS, WhatsApp al 3925727775, per intervenire invece in diretta durante la trasmissione lo 0555726637. Vi ricordo inoltre che siamo visibili sul canale 676 del digitale terrestre Video Sport 24, e siamo visibili anche in streaming sul nostro canale ufficiale YouTube Lady Radio. Siamo presenti anche sui social, ovviamente Facebook, Twitter e Instagram, profili sempre aggiornatissimi su Firenze e la Fiorentina. Arturo Leoncini, che alle 14 risentiremo, scapperà via tra poco, molto prima, perché poi dobbiamo andare in conferenza stampa con Stefano Pioli alle 14. Non so Sandro se sei d'accordo, però prima di entrare nel merito delle dichiarazioni di Stefano Pioli, vorrei proprio sentire da te e da Lorenzo intanto una sorta di infarinatura generale su questo Fiorentina-Inter che si avvicina anche su come vedete il match, e poi subito ci ricorda Arturo le parole più importanti intanto del mister alla Gazzetta dello Sport nel momento in cui arriva appunto questa sfida Sandro domani con un Inter che insomma non è proprio in forma, anzi sta attraversando il periodo sicuramente più complicato di questa stagione con Spalletti alla guida. Un punto nelle ultime 3 partite di campionato e un gol segnato nelle ultime 3 partite di campionato, insomma non è solo la Fiorentina che ha avuto e ha evidentemente qualche difficoltà soprattutto in fase offensiva. Certo è che Sandro, insomma, cambiano nettamente gli interpreti nel giro di qualche giorno, insomma ci ritroviamo da Cutrone, da Suso, dagli interpreti milanisti a, insomma, un Icardi che fa sempre paura là davanti, capocannoniere del campionato e che ha punito la Fiorentina anche nella gara di andata. Sembra passato neanche un anno, forse tantissimo, da quella prima partita del campionato a San Siro. A livello sportivo parto io? Vai Sandro. Dunque, mi viene da dire questo, che oltre a un punto nelle ultime 3 partite di campionato, l'Inter ha segnato un gol nelle ultime 6 partite che ha giocato, considerata anche le coppe, no? Quindi, se per valori, chiamiamoli pure assoluti, per forza di cose, l'Inter si fa preferire alla Fiorentina, cioè una rosa più ricca, certo, molto costata molto di più e via discorrendo, questo può essere il momento migliore per affrontarla. Ecco, detto questo, mi fermerei qui, perché poi dopo non possiamo trascurare il fatto che appunto l'Inter rispetto alla Fiorentina è in un'altra, nella fascia superiore dal punto di vista proprio del tipo di partita. Non so, poi sentiremo Pioli, quindi magari questo quello che stiamo dicendo inevitabilmente dovrà essere aggiornato dopo la conferenza stampa di Pioli. Ovviamente, come tutte le partite, sarà decisivo il confronto a centrocampo, e qui speriamo che la Fiorentina ritrovi qualcosa in più da Benassi, che Veretù l'ho visto stanco nell'ultima mezz'ora dell'ultima partita contro il Milan. L'ultima mezz'ora l'ho visto stanco, mentre in primo tempo secondo me era stato il migliore della Fiorentina. Poi è calato. Quindi speriamo che non sia stanco, che fisicamente si stia bene e che Bader, ecco, a centrocampo si deciderà molto, e non so se giocherà Borca Valero, non te lo so dire.
c'è tutto poi la questione Borca Valero, l'affronteremo, però ecco, io vedo una partita che non è, insomma, il calcio poi è sempre lo stesso sotto certi aspetti, si troverà un po' la sua verità al centrocampo, ecco. Vogliamo sentire anche Lorenzo Stovini su questo Fiorentina-Inter che si avvicina. Insomma, è confortante sapere che l'Inter ci arriva con queste modalità alla sfida, oppure, come dire, le differenze sono talmente tali che si può pensare... Ma le differenze ci sono, quello chiaramente. Sicuramente l'Inter adesso è, diciamo, in questo periodo di brutto appannamento, perché ha avuto un appannamento, secondo me, nel momento peggiore della sua stagione, che ha perso due partite con Udinese e Sassuolo, che insomma alla lunga comprometteranno tanto quelli che erano gli obiettivi, insomma, perché senza scordare che anche in Coppa Italia col Pordenone vinse a rigori nonostante magari tutti i vari turnover. È sicuramente un buon momento per affrontarla, però sono sempre quelle squadre che possono da una domenica all'altra ritornare ai livelli che, insomma, che l'Inter aveva fatto vedere fino a che non ha preso questo mini periodo. E quindi c'è sempre da stare attenti, insomma, è una squadra che sulla carta è normale che ha giocatori più forti di qualità e altre cose. Comunque credo sia una bella partita, perché insomma, sì, Fiorentina con Milan era anche partita bene, ha fatto vedere qualcosa di più. Il Milan, come ho sempre detto e lo ribadirò sempre, io non capisco come si faccia a dire Milan possa arrivare quarto o che sia più forte la Fiorentina, perché a prescindere dalla partita di Firenze basta vedere, insomma, un po' la stagione, tranne qualche giovane che si è messo in luce, poca roba e niente. L'Inter è di un'altra caratura, però ha perso grosso terreno con due squadre davanti che adesso sì, anche il Napoli sembra, però insomma è lì, Napoli e Juve, e alla fine poi c'è sempre la Juve dietro che piano piano, certo, spero di no, però tanto secondo me arriverà anche sta girata, no, prima o poi davanti l'Inter. La mia sensazione è che nella prima parte della stagione avesse raccolto anche troppo, c'era stata una serie di partite, diciamo, baciate un po' dalla, ecco. L'Inter, perché senza Icardi, ricordiamoci, ecco, Sandro, che a prescindere dalla fortuna, ma si senza Icardi non avrebbe sarebbe Icardi adesso a metà classifica. Erano Icardi dipendente, diciamo. Erano Icardi e Perisic. Sì, Perisic. Come sono calati un po' Icardi e Perisic, ecco, l'Inter si è spenta. Quindi però Icardi c'è in campo, e quindi il giocatore sempre, e quando viene Viola, insomma, diciamo, no, che ma sai, quello è il speriamo sia sottotono anche contro la Fiorentina. Sono sempre giocatori che possano, ripeto, possano, diciamo, risvegliarsi, passiamo il termine, da una domenica all'altra. Però te la puoi chiaramente, se la Fiorentina è con la testa giusta, e non magari dopo col Milan c'è stato un po' un appiattimento sia da parte del Milan che da parte della Fiorentina. Sì. Però sicuramente, ecco, se te la puoi giocare, ma devi entrare in campo con la testa giusta e non pensare che l'Inter possa essere in crisi. Ti voglio chiedere, visto che prima Sandro l'ha toccato l'argomento, ecco, il centrocampo e i due reparti all'interno di questa sfida, lì che si gioca il match, un Inter che potrebbe schierarsi con Gagliardini e con Vecino, Borca Valero più avanzato ovviamente, questa Fiorentina che gioca con un centrocampo diciamo a tre, poi vediamo, insomma, se potrà cambiare oppure no questo assetto. Comunque la vedi lì, ecco, il fulcro della sfida tra le due squadre? Ma sicuramente al centrocampo sarà una bella lotta, però non ci dimentichiamo, insomma, che l'Inter davanti, no, a prescindere sempre dal periodo di appannamento che stavamo dicendo poco fa, è sempre una squadra che può far male, quindi. Però dietro concedono e ha dei problemi, perché poi dopo lo rifacciamo, però, insomma, un punto della situazione. Hanno concesso anche, concedevano anche quando andavano bene all'inizio. Ho sentito parlare di un possibile spostamento di Santoni al centro. Sì. Insomma, vuol dire che qualcosa. Non lo so, sicuramente avranno anche loro i loro problemi. D'Ambrosio e Miranda sono sicuramente fuori. Out, dovrebbero giocare. Skriniar, Ranocchia dovrebbero esserci nel mezzo. E poi Cancelo, Santon che comunque se la gioca in ballottaggio con Nagatomo, lo stesso Gagliardini potrebbe rischiare il posto per mano di Brozovic. Perché Santon, perché sembrava il Ranocchia, non ce la dovesse fare. E invece ce la fa. Allora basta. Ma è una squadra che
comunque anche quando andava bene qualcosa concede, insomma. Uh-huh. Fiorentina, quindi, se riesce a se ne può approfittare, se ne potrebbe anche approfittare. Stanno già arrivando anche i primi messaggi, ma dai nostri ascoltatori ci andiamo tra poco, perché intanto volevo anche dare insieme ad Arturo Leoncini un po' di dettagli su questa chiacchierata del tecnico Stefano Pioli alla Gazzetta dello Sport. Poi dopo, diciamo, dovremmo, come diceva Sandro, riaggiornare anche queste dichiarazioni, perché riascolteremo invece, ovviamente, il tecnico in viva voce dalla sala stampa. Allora, ci sono diversi spunti, sì, importanti, Arturo. Lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, parla ovviamente di Fiorentina. Pioli ci dice: avevo già deciso, si legge, di tornare un giorno a Firenze, non ho trovato lo stesso calore di quando giocavo, con i tifosi che aspettavano il pullman in massa, ma l'affetto non è cambiato per niente. Il senso di allenare la viola è riaccendere quella scintilla, avrei firmato anche per più di 2 anni. Poi si sofferma sull'attacco, dice: i miei attaccanti hanno sempre segnato molto, con Simeone ho scommesso che segnerà più dei 12 gol che fece al Genoa, perché ha grande forza di volontà e io amo chi si dà obiettivi e detesto chi si trascina. Poi tocca anche l'argomento Antognoni, dice: con Antognoni quando ci siamo ritrovati ci è venuto da ridere, può essere per i giocatori un aiuto psicologico, per la gente invece rimane un simbolo. Poi parla anche di Roberto Baggio, perché dice: chiamai Roberto Baggio a Bologna per parlare con la squadra e lo rifarei volentieri anche qui a Firenze. Dunque un accenno a due simboli del calcio italiano in generale, ma soprattutto anche della Fiorentina, Antognoni e Baggio. Poi con questo spunto finale proprio sul Divin Codino, a proposito proprio del parlare con la squadra per, diciamo così, rendere la psicologicamente scintilla. Sì, la scintilla psicologicamente anche nei giocatori della Fiorentina, Federico. E poi c'è anche questo richiamo, diciamo, di colore alla fine dell'intervista su Tex, vero, come sì, personaggio, infatti, al quale si ispira, un po' particolare, sì, io sono sempre stato un estimatore di Tex, le cui qualità a cui mi ispiro sono la chiarezza di idee per leggere le difficoltà e la grande decisione nell'affrontarle. Allora, su questi argomenti ci voglio andare dopo la pubblicità, perché la evadiamo subito, così poi voglio sentire Lorenzo e Sandro. Ci sono tanti spunti interessanti. Una bella intervista della Gazzetta. Ci sono anche altri passaggi. Che rende anche, insomma, un po' più di dignità giornalistica, sì, cioè, ai giornali, fa piacere. E originalità, insomma. Certo. Parliamo, stato dato spazio, giustamente. Si comincia ora, c'è la pubblicità. 70 secondi, Sandro, e poi riparto da te. Tu quando ti avvii, Arturo? Ma io verso le 1:30 comincio ad avviarmi per sentire proprio cosa dice. Vabbè, sganciati quando vuoi. Comunque il passaggio viale dei Mille Stadio, insomma, dire, non è. Abbiamo la fortuna di stare vicinissimi allo stadio. Pubblicità. Passiamo ora allo speciale meteo. Grande, grandissima perturbazione in arrivo. Da 5 gennaio fioccano i saldi. Ai Gilli iniziano i saldi invernali. Che saldi! Le migliori marche a prezzi sotto zero. Corri al riparo. Che Gilli! Seguici su Facebook e Instagram. Trovare un buon ristorante cinese da oggi non è più un problema grazie alla nuova apertura del ristorante Cina in Shang in Viale Giannotti 16 Rosso a Firenze. Cucina cinese di qualità e originale con lo chef Marco Wu, che ha oltre 20 anni di esperienza. Vieni al ristorante Cina in Shang e assaggia i piatti del mese con il 50% di sconto. Prenota allo 055 050 24 73. Autodemolizioni Leporatti mette in campo una vasta gamma di ricambi usati per aiutarti a risolvere i problemi della tua auto. E se vuoi demolirla, pensiamo noi alla cancellazione dal VRA e alla bonifica. Leporatti, demolizioni autovetture, autocarri, ciclomotori, motocicli, caravan, rimorchi e mezzi agricoli. In via Cepeto 30 a Lamporecchio, Pistoia. Autodemolizionileporatti.com. Vi ricordiamo che fino al 31 gennaio siete ancora in tempo per rottamare la vostra auto con bollo scaduto a dicembre. Lady Radio. Radio Viola. Radio Viola. Rientriamo in studio Radio Viola con Federico Sartoni che vi sta parlando, con Lorenzo Stovini, con Alessandro Fiesoli qua accanto a me. I vostri messaggi tra poco anche al 3925727775. Le parole di Pioli alla Gazzetta dello Sport. Sandro, vuoi ricominciare dal passaggio iniziale, quello di un Pioli che diciamo sposa Firenze e lo avrebbe fatto anche per più di 2 anni dal punto di vista del contratto? Sì, seppure in un ambiente molto cambiato rispetto a quando giocava. Chiaramente animata dalla grande passione di Pioli per la Fiorentina. Io non so più tante cose di quello che succede, perché però so poche cose, ma quelle le so per certo. Sapevo per certo che Corvino doveva far risparmiare 50 milioni alla proprietà. So per certo che Pioli, perché me l'ha detto Carnasciali, che Pioli per venire a Firenze ha rifiutato l'Anderlecht.
che non sarà il Bayern Monaco, però è sempre una grande squadra, è un grande club di tradizione, insomma, del calcio europeo. Certo. Quindi a testimonianza che per lui tornare a Firenze era un obiettivo e non un punto di partenza, e questo naturalmente va sottolineato. Dunque, Pioli, sia all'inizio dell'intervista sia successivamente, quando parla di Antognone Baggio, fa riferimento a quella che lui chiama la necessità di far scoccare di nuovo la scintilla della passione fra Firenze e la Fiorentina, come ai tempi di quando giocava in maglia viola, e questo purtroppo è una conferma di quanto ormai da un paio d'anni, da quando c'è stato lo strappo, nel momento in cui, non mi stancherò mai di ripeterlo, la Fiorentina era prima in classifica e tutta la città toccò con mano freddezza, se non imbarazzo, da parte della dirigenza presente a Firenze, della proprietà. Lì fu il segnale, no? Ci fu il momento di tensione, distacco maggiore, di distacco, anche, e sì. Poi dopo, in questo anno e mezzo, ha prodotto i suoi effetti negativi. Questa necessità, se Pioli, l'allenatore, parla della necessità di fare scoccare una scintilla, da una parte noi ne apprezziamo lo spirito animato da ottime intenzioni e la passione dell'allenatore medesimo, da quell'altra però tocchiamo con mano quello che purtroppo anche da fuori si vede, cioè che è qualcosa che all'interno della Fiorentina, ecco, c'è un meccanismo non del tutto virtuoso, non in maniera dolosa, nel senso, non c'è l'intenzione di boicottarsi all'interno, però manca qualcosa, manca quello che potremmo chiamare sentimento, spirito, passione, amore al 100%. E questo come lo risolviamo? Male, anche perché in questo anno, in questi due anni, all'esterno, secondo me, purtroppo è passato il messaggio di una Firenze intesa come città calcistica incontentabile, troppo critica nei confronti della proprietà, intrattabile, ingovernabile. Ecco, io sono in imbarazzo, perché ho letto anche i miei colleghi autorevolissimi, al di là delle posizioni politiche, da Feltri a Mura, anche Mura nelle sue pagelle di fine anno a proposito della Valle, elogiandone giustamente l'iniziativa d'Arquata, ha detto: Andrea della Valle non va più allo stadio, e c'è da capirlo, visto che è sempre offeso. Quindi ormai è passato questo concetto, di Firenze ingrata e intrattabile. Incontentabile, intrattabile. Io dato che per me non è proprio così, perché sono gli stessi che andavano fino al dicembre del 2015, andavano al ritorno della squadra, da ogni trasferta vittoriosa, in mille a coglierli a mezzanotte alla stazione Campo di Marte e via discorrendo. Però, dato che sono proprio in imbarazzo, perché è difficile ormai contrastare questo, vorrei dire, luogo comune, ma insomma questa idea che si è diffusa fuori da Firenze, non voglio nemmeno insistere per rischiare di allargare lo strappo fra Firenze e la Fiorentina, fra Firenze e la Valle, e ne prendo atto, ti dico la verità, e non so bene come uscirne, perché anche rischiare, appunto, non sono per giocare a tutti i costi allo sfascio, nel senso della Valle via subito, perché so che non è possibile. Quindi ne prendiamo atto, però ci dispiace, perché non è questa la verità, secondo me. Quindi Pioli, e parla di passione, da una parte mi piace, da quell'altra mi fa tenerezza, perché si vede che lui quotidianamente deve in qualche modo impegnarsi per contrastare questo sottile senso di freddezza che deve esserci anche all'interno della squadra, perché c'è bisogno di chiamare Baggio per riaccendere la scintilla. È questo il problema, no? Ecco, come valutazione introduttiva. Lorenzo, magari, ecco, ci può dire anche questo, Sandro, come dire, dall'interno dello spogliatoio, cerco di farla alla ricerca di un combustibile per far scoppiare, insomma, le fiamme dell'amore tra la Fiorentina e il suo pubblico. Sandro ha fatto un'esamina più accurata, insomma. Sì. Detta papale, cioè, con cosa lo riaccendi? Se Baggio viene a parlare alla squadra, ma non per Pioli,
proprio per il discorso. Secondo me non ha senso come dire puntiamo a Europa League. E poi Europa League va giocata. Se poi mi dai un senso a questa cosa qui, allora va bene, ma se no così non ha senso. Poi, da una parte, quando ci fu l'intervista ad Arquata, furono chiari, non si può spendere più di questo, tuo finanziamento. Da una parte, ogni dopo anni hanno detto qualcosa forse di che si è capito, almeno sempre. Poi è normale, Pioli vorrà fare sempre il meglio, vorrà cercare di arrivare più in alto possibile, perché non è detto che con il lavoro quotidiano non si possa arrivare. È normale che quelli davanti sono parecchi gradini sopra. Discorso poi si punta all'Europa League, bisognerebbe anche dare un senso a questa cosa, perché insomma Fiorentina Europa League, tranne quando andò fuori con il Siviglia, dopo non è stata belle partecipazioni, insomma. È normale che adesso è così, per riaccendere la scintilla poi ci vogliono i risultati, ci vogliono i giocatori, anche di nome, anche se alle volte magari non serve prendere giocatori di nome. Firenze è questa, ma della Valle sono da 15 anni, 16 anni sono qui, ma era anche da prima. Quindi adesso devi andare in questa sorta di limbo cercando di fare il meglio possibile. Per riaccenderla ci vuole i risultati innanzitutto, perché quelli sono fondamentali. Se vinci e sei sopra è normale che l'entusiasmo c'è, però non si può pretendere troppo, insomma, ecco. Sono tanti, Sandro, noi fattori, perché no, se si guarda, voglio dire, a tutti questi rivoli che anche Lorenzo ha rammentato, cioè ci sono tante considerazioni da fare, c'è cioè la proprietà, la presenza, una comunicazione anche degli obiettivi, forse del pensiero in modo ma lucido, guarda, chiaro, realistico. Dal punto di vista imprenditoriale io non mi sento mettermi troppo in contrasto con la proprietà, cioè io ho detto tante volte, lo ripeto, e se domani Diego Della Valle decidesse di autonominarsi di nuovo presidente della Fiorentina, o Andrea Della Valle, magari facendo una cosa originale, venendo a stare un po' a Firenze, queste cose qua, io sarei felicissimo. Quindi non c'è nessun preconcetto nei confronti di Della Valle come imprenditori o come meno come persone, ci mancherebbe. Però noi stiamo parlando di quello che vediamo da un anno e mezzo a questa parte, da un paio d'anni a questa parte, non di tutta la gestione della Valle, non della storicizzazione di tutta la gestione della Valle. Quindi la squadra sta facendo un campionato discreto, non è che il problema non è sapere cosa c'è, come stanno le cose, perché lo sappiamo. Il problema è sentire la stessa provare gli stessi sentimenti e condividere, ecco. Quindi rispetto ad altre Fiorentine magari anche più scarse, che cosa manca? La condivisione che cosa, non che io non voglio dire che manca, dico che cosa percepisce il tifoso della Fiorentina. Secondo me percepisce questa scarsa condivisione fra la squadra, un presidente esecutivo che quando parla suo malgrado non è che produca degli effetti positivi, non è che trasmetta sorrisi, ecco, è una proprietà sempre sempre lontana. Però ti ripeto, mi sbaglierò, ma non credo, da fuori Firenze, in tutta Italia ormai si è passata l'idea della Firenze criticona, dei tifosi incontentabili e dell'ingovernabilità. Questo mi dispiace, anche perché nell'ipotesi in cui forse remota ci fosse un imprenditore X di Bolzano interessato alla Fiorentina, potrebbe anche chiedersi perché devo andare a ficcarmi in quella città, no? a mescolarmi a una città ingrata ecco, io questo è un paradosso, perché lo sappiamo e non c'è un imprenditore, però anche in altri momenti difficili della storia della Fiorentina comunque mi sembrava, poi per la mia esperienza devo dire ormai semisecolare, la condivisione la si percepiva sempre. Ora c'è questa difficoltà, ecco. Poi sarà la stessa lontananza della proprietà a produrre, a generare anche questo effetto, eventuali equivoci in questo senso. Sì. Però io dico quello e mi sembra di percepire, ecco, poi magari mi sbaglio. Magari lo possiamo chiedere a Sandro e Lorenzo, i nostri ascoltatori, ecco, che cosa si può fare da questo punto di vista, dal punto di vista della condivisione, della scintilla, su cosa manca. E ci possono ovviamente scrivere, se vogliono, al 3925727775. C'è il Mare in Mano che dice: si continua a dire che deve scoccare la scintilla tra Firenze e la Fiorentina, al punto è un altro, la passione non è mai passata verso la Fiorentina, il problema è solo
dice il Maremmano, la società. Questa società ci ha fatto allontanare dalla nostra squadra, non ci servono solo i campioni, ma ci serve una società che parli in modo chiaro. Poi c'è Fra che dice accendiamola con l'accendino, è meglio si fa prima, e sono tanti pensieri che vanno su questo. Anche Purple che dice il combustibile a casa mia si chiama investimento per le ambizioni, giusto per ci leggere scrive, tra l'altro i primi messaggi stati chiari loro, i soldi non li tirano fuori, no, ormai tanto c'è poco da fare, non è una cosa che ce la inventiamo adesso, è così. Il massimo può essere Europa League, che poi dopo come verrà giocata l'anno dopo non si sa mai, è quello adesso. Hanno preso i giovani magari in prospettiva, però intanto poi negli anni si rafforzeranno anche per l'altro. Per adesso la situazione è questa, bella o brutta, può piacere o no, ma tanto è questa, bisogna vedere la gente, la passione certo, ce l'abbia sempre, anche Domenico Milan. C'è tanta gente. C'è, mi sembra sui 30.000 presenze, insomma, quindi contro Milan era il record stagionale. Vuol dire che vedi, non è che tutti sono andati portati. Devo dire tanti rossoneri anche in maratona. Sì, che hanno contribuito. Mansoa dice vabbè. Quello. Però Dio, dalla Versilia sono venuti. È normale, che non credo ci abbiano tutti per passare una domenica pomeriggio. Sì, la passione c'è sempre. Però normale che andrebbe sempre alimentata, ma in queste situazioni non è facile, insomma. Mi dite prima della pubblicità se ce la facciamo anche sul passaggio Sandro e Lorenzo di Simeone, perché abbiamo capito che Simeone, come dire, l'uomo di Pioli, grande fiducia verso questo attaccante, anche se da questi microfoni in tanti hanno ribadito, come dire, l'opportunità magari di stare davvero, insomma, in area di rigore. Ricordo anche quanto disse qualche giorno fa Giovanni Galli, no, per cercare in qualche modo anche di crescere ulteriormente, e dice Pioli che comunque con lui ha scommesso e che segnerà più di 12 gol dell'anno scorso contro il Genoa. Cioè, su che piano siamo, Sandro? Siamo sulla strada giusta oppure no? No, è interessante. Su Simeone d'accordo, però lui fa la distinzione fra due tipi di attaccanti, no? Quelli che, come diceva, che si trascinano, perché dice ho scommesso che segnerà più di 12 gol ovviamente Simeone, perché ha grande forza e volontà, e io amo chi si dà obiettivi e detesto chi si trascina. Riferimento al trascinarsi. Sai, ora questa ogni riferimento a Babacar velatamente quindi evidentemente ci teneva, ha fatto bene a mandargli questo segnale a Babacar, perché no, il giocatore va motivato anche criticandolo, mica sempre ha fatto bene o no? Sì, ma assolutamente, ma Babacar poi sappiamo com'è, non è il titolare, Pioli la scelta sua diciamo l'ha fatta, poi quando è entrato a Cagliari era venuto fuori, allora perché non gioca Babacar, perché non gioca a due punte, insomma. Pioli già il suo modulo, la sua idea che aveva inizio l'anno già l'ha cambiata, per fortuna, perché insomma non male, i risultati forse sono migliori, poi essendo di poi non si può sapere, perché magari anche col modulo sarebbe potuto fare qualcosa di, diciamo, di importante, però così sta andando abbastanza bene, sembra ci sia una certa quadratura, poi sai, la qualità è quella, bisogna anche vedere, insomma, un po', ci sono anche gli altri, come si dice, però adesso ha fatto bene a lanciare una cosa a Babacar, ma bisogna anche vedere, ma lì è anche un discorso di allenatore, ma anche un discorso di società, cioè che lui doveva essere venduto, le cifre mi sembrano anche interessanti, le richieste per Babacar, ma anche quelle sono state quelle delle scorse sessioni, dice. Della Premier, i soldi dall'Inghilterra, che erano, non mi sembrano, superiori a 10 milioni, 12 milioni, 8 sterline, 8 milioni di sterline, insomma, 10 milioni di euro. Ma ce n'era una, aveva offerto anche 14-15 milioni di euro, non sono poi, hanno deciso di fare così, vedremo un po', però è giusto, Pioli è quello che lo vede meglio al comando, ed è giusto che lanci anche qualche frecciata, certo, che non sempre, è la prima, no? Sempre se è riferita a Babacar, ma bisogna capire. Qui c'è l'elogio di Simeone, noi ci crediamo. Simeone, fra l'altro, di testa è forte, sotto certi aspetti deve migliorare molto, sulla scelta di tempo, di testa. Con il rosso i gol, insomma, li fa. Prescinde domenica, Bonucci è svenuto, però Bonucci, diciamo, sì. Mi sembra che stia venendo fuori nelle ultime partite con il calo di Terò, che il problema è alle spalle di Simeone, perché non hai ancora ritrovato né Essérik né Saponara, e Terò ti sta, nelle ultime partite si è un po' è calato Terò. Sì. Quindi anche con l'Inter, guardiamo, lui giocherà con Terò, no? Penso. Io credo di sì.
però ha fatto bene, poi anche lui ha lasciato questo periodo e purtroppo no. Però se non recuperi, perché Saponara non si sa, l'ho visto in Coppa Italia, no, io spero questo ragazzo, oggetto no, misterioso, più che altro che si capisca qualcosa, perché avevano detto era quasi a posto, mancava solamente un po' il ritmo partita, cioè te che impressione hai avuto vedendo l'impressione di uno proprio a disagio, adesso è a disagio, ma proprio scarico di gambe, a prescindere ora, di tempi, sì, capisco che non ci sono già a livello proprio fisico, capisco la condizione fisica, cioè, avrebbe anche bisogno di giocare, però non te lo puoi permettere ora di mettere un discorso che non va al di là anche della condizione fisica. È il classico pesce fuor d'acqua, diciamola così, adesso totale, ma imbarazzante, cioè, dispiaceva molto vederlo in quelle ore. Adesso sì. E l'elemento che in questo momento poi porta ovviamente Pioli, Sandro, a non fare alcun tipo di considerazione guardando ai cambiamenti del modulo là davanti, che con Saponara, con un Saponara così, come fa a pensare già oltrequartista? Però un allenatore deve trovare le soluzioni, non è che deve consegnare niente a Pioli. Però se Terot ha perso un po' lo di smalto. Diciamo. E se Saponara ha bisogno di tempo, se Essery ancora non si è inserito nel calcio italiano, chi ci metto lì? Cioè allora deve trovare un'altra soluzione, o un modo diverso, o un giocatore adatto a quelle caratteristiche. Ci metto Chiesa. Cioè qualcosa trovo un altro, magari. Dice, abbiamo visto sull'ala, si può vedere. Aspetta, non è che si può andare. No, tentativi a carbone. Certo, però ho capito, mi sembra anche nella partita con il Milan. Poi ha fatto gol su quel bel cross e Biraghi, riconosciamoli a Biraghi, ci mancherebbe. Però nessuno saltava l'uomo. Cioè il Milan, che è questo Milan irriconoscibile, però ti bloccava perché nessuno della Fiorentina saltava l'uomo, non c'era nessun 1-2 lì nel mezzo. Era anche lenta la manovra della Fiorentina. Appunto. E quindi mi sembra che stia venendo, che qualcosa lì dietro alle spalle di Simeone, a beneficio ovviamente anche, qualcosa debba succedere di positivo, perché ora fra i tre, dei tre al momento, nessuno è al massimo. Ci dobbiamo fermare, allora abbiamo la pubblicità, sganciamo anche Arturo Leoncini, certo, direzione, ci sentiamo tra poco. Stadio Artemio Franchi alle 14 con Pioli. Di fantasista. Domanda sul fantasista, allora. Ma pensavo anche di darvi la definizione di trascinarsi, per capire un po' cosa pensate. Pubblicità 30 secondi e torniamo subito. Sono le 13:33. Ora esatta. Pronto per lo shopping? Arrivano i saldi a MacArthur Glen Barberino Designer Outlet. Da domani, imperdibili riduzioni fino al 50% sui prezzi outlet. Come resistere? Scopriti più online. Il giorno dopo ogni partita della Fiorentina, alta qualità. La qualità dei giocatori della Fiorentina vista dagli opinionisti di Lady Radio. Un programma in collaborazione con Publiacqua, la nostra buona acqua quotidiana. Info su www.publiacqua.it. Lady Radio. Radio Viola. Eccoci qua, nuovamente insieme all'interno di Radio Viola con Sandro Fiesoli, con Lorenzo Stovini. I messaggi 3925727775, con i tanti argomenti che sono arrivati anche in questa prima mezz'ora di trasmissione in conseguenza delle parole di Stefano Pioli alla Gazzetta dello Sport, e tra poco lo risentiremo alle 14 live dalla sala stampa. È vigilia, come sapete, di Fiorentina Inter. Rispetto ai messaggi ancora che stanno arrivando, Marco dice: la discussione sui Della Valle, ancorché invitante per i media, non fa altro che macerare l'ambiente tutto, e da qui a giugno c'è ancora tanto troppo tempo. Quindi diciamo un invito a Marco, a stare saldamente attaccati alla questione campo, alla questione partite. Però mi sembra che tutto poi alla fine coincide, no, nella visione di insieme. Ma questo signore sotto certi aspetti ha ragione, perché è chiaro, come dicevo prima, che poi alla fine tu dicevi stancante, poi passano le settimane, si arriva insomma diventa perfino imbarazzante. Però di scintilla, nella necessità di riaccendere una scintilla, e ne parla l'allenatore della Fiorentina, neanche noi da questi microfoni, quindi è difficile anche nascondere la polvere sotto il tappeto. Se ne parla Pioli, all'amico gli dico che è difficile, però è anche vero che allora io 2 anni fa proposi l'istituzione degli stati generali del tifo, no? Cioè facciamo una bella riunione degli stati generali del tifo per decidere come comportarsi da qui alla costruzione del nuovo stadio, dato che tanto sembra, perché è chiaro del tempo che c'è, diventa logorante tutte le domeniche ridiscutere sempre le stesse. Cerchiamo. Però è anche vero che questi stati generali ipotetici avrebbero bisogno, per avere un senso, di confrontarsi con la proprietà, ma se la proprietà
Firenze non viene più, è difficile. È molto difficile. Poi c'è chi ci scrive come G59, Pioli mediocre, manca la società e tutto qua il male della Fiorentina, dice questo ascoltatore via messaggio. E poi c'è un ascoltatore, Lorenzo, che ti invita a collaborare con la Fiorentina. Magari invece che con la Samp, perché c'è questa collaborazione, no, con il Casellina, con Casellina, no? Sì. No, no, sono cose. Amico Corvino non ti ha chiamato, sono cose extra. No, no, quelle sono collaborazioni che fanno altri settori giovanili. Cose. È molto diverso. Andiamo a salutare in collegamento telefonico con noi Roberto Boninsegna. Roberto, ci sei? Ben trovato e buon pomeriggio. Buongiorno. Buon anno intanto e grazie per aver accettato il nostro invito, Sandro. Boninsegna, io le do del lei perché essendo il più vecchio qui di questa radio, avendo 60 anni ed essendo stato un suo tifoso accanito quando giocava in nazionale, nell'Inter mi permetterà un po' meno. Io le do del lei perché per me è un onore parlare con Boninsegna. Anche per noi, anche per le mando un abbraccio da lontano. Comunque, va bene, grazie, grazie, grazie. Io ero raccattapalle in campo della domenica di Fiorentina Inter 2-2, gol di Brizzi, quando lei con il suo gol ci fece piangere tutti per circa mezz'ora prima del pareggio viola. Perché, sì, è vero. E qui anche ricordando questo episodio che ha vissuto direttamente, no, Sandro? E scherzi, Boninsegna arriva, è una coppia storica, assolutamente. arriva Roberto, un Inter in difficoltà al Franchi. Quali sono a suo avviso le possibilità anche della Fiorentina di fare punti domani? Ma credo che la Fiorentina incontra l'Inter in un momento di crisi, ecco, perciò è una partita difficile anche per l'Inter. Credo che la Fiorentina, l'ho vista in televisione, mi sembra che stia meglio dell'Inter. Comunque è sempre una partita difficile per l'Inter perché è in un brutto momento, e per la Fiorentina che incontra l'Inter, che è la terza, attualmente è la terza e la quarta forza del campionato. Preoccupa per l'Inter soprattutto la sterilità che è arrivata in attacco anche in queste ultime partite? Sì, una flessione di Icardi l'aspettavano in un certo senso, perché è l'unico che fa gol, una media gol altissima aveva, e purtroppo si sono inceppati gli esterni, Candreva e Perisic che non danno più questo rifornimento di palle che lui logicamente è molto bravo nel finalizzarli, a parte che anche a centrocampo, insomma, l'Inter si è accorta che gli manca il regista, ecco, ha tentato di provare Borja Valero, ma Borja Valero non è un regista vero, è un buon trequartista, e manca questo all'Inter, ecco, la testa a centrocampo. Ecco, siccome da questo punto di vista è una partita degli ex, e lei giustamente ha rammentato adesso Borja Valero, ma insomma ci sarà anche Vecino, qual è l'elemento più importante per l'Inter guardando a questi due giocatori? Borja oppure Vecino per Spalletti in questo momento? Ma Vecino sta facendo bene, ha fatto un ottimo campionato, perciò insomma. Invece Borja Valero ha fatto a fasi alterne, è partito bene, poi è andato un po' nell'anonimato, ecco, e sta continuando, perché insomma gioca delle partite anonime, e l'Inter si aspettava di più, ecco. All'inizio è andato bene, poi invece pian pianino è rientrato nella normalità. Senta, Boninsegna, Simeone le piace? Ci dà un parere d'autore su Simeone? Che impressione? C'è anche chi lo ha accostato un po' a lei, no? Come modo di stare in area di rigore, anche per la bravura sul colpo di testa. Che cosa ne pensa di questo ragazzo? Dio, è un ragazzo molto rapido, io ero più d'area, ecco, lui si muove di più. Ma mi sembra che il tutto del gol ce l'abbia, a volte esagera un po' troppo nel personalizzare l'azione, nel non vedere il compagno, un difetto che probabilmente hanno quasi tutti gli attaccanti oggi. È un pregio in un certo senso, ma diventa un difetto se vedi che c'è un collega di fianco piazzato meglio di te, devi dargli la palla, ecco. Deve migliorarsi su queste cose.
La preferenza rispetto a Babacar, visto che prima ne discutevamo, comunque per Roberto Boninsegna qual è tra i due? Babacar insomma era mi sembrava più centravanti, più un uomo di punto, un uomo che dava più profondità alla squadra, più riferimento. Quindi attaccante, diciamo, un po' dal carattere più classico, dal punto di vista proprio degli elementi e delle caratteristiche. Spalletti, secondo Roberto Boninsegna, resta, diciamo, il valore aggiunto dell'Inter guardando a questa stagione, e ce la può fare, insomma, a giocarsi lo scudetto fino all'ultimo? Ma mi sembra difficile, probabilmente Spalletti spera che l'Inter gli compri qualche giocatore, specialmente un regista, perché altrimenti credo che ormai sia un discorso a due Juventus-Napoli, perché stanno andando troppo forte, ecco, l'Inter sta perdendo i colpi e purtroppo queste due squadre, dico purtroppo da parte dell'Inter, perché insomma il mio cuore batte nerazzurro e non c'è niente da fare, sono due squadre, sono due corazzate che non perdono un colpo, ecco, l'Inter invece in fase calante deve andare sul mercato e deve intervenire sul settore centrale, ecco, perché manca un uomo squadra, un regista. Senta Boninsegna, una domanda però la devo fare, sarà. È lei che ha segnato pagine importanti della storia della nazionale. Chiederle come sta per vivere un mondiale senza l'Italia sarebbe quasi scontato, però le chiedo che chi vorrebbe ora per ricostruire la nazionale, per ricostruire un ciclo del calcio azzurro, chi vorrebbe presidente della federazione, chi vorrebbe come commissario tecnico, che cosa si augurerebbe ora che è uno dei momenti storicamente più bassi della storia della nazionale e del calcio italiano, ecco, in questo senso? Siamo ritornati ai tempi della Corea, sì. Tempi della Corea nel 66, e perlomeno hanno avuto l'intelligenza di dare le dimissioni, ma tutti devono andarsene tutti, e d'altronde un fallimento così per l'Italia è uno schiaffo terribile, terribile. È come un K.O. Però c'erano già i presupposti negli anni precedenti, nei mondiali precedenti, perché in Africa siamo venuti fuori al primo turno, in Brasile siamo venuti fuori al primo turno, cioè in Brasile, perciò negli ultimi due mondiali abbiamo fatto siamo andati al mondiale, abbiamo partecipato ma siamo usciti ai primi turni, ecco, perciò c'erano già dei presupposti negativi, ecco. E poi insomma, secondo me, purtroppo mi spiace parlare male dei colleghi, ma anche l'allenatore ci ha messo nel suo, ecco. Certo. Per esempio tra le due partite non si possono fare i cambi degli esperimenti nel momento in cui si ha bisogno di affiatamento e di gente con personalità. Io sono andato a Milano, San Siro, a vedere la partita e c'erano dei giocatori che erano fuori luogo, fuori del settore, ecco, perciò ha fatto dei cambi che non doveva neanche fare, ecco, perché in una partita importante, insomma, ce la siamo cercata e l'abbiamo trovata questa eliminazione. Ma lei come presidente ora chi vedrebbe bene? Perché insomma le candidature, ci sono candidature di ex giocatori più o meno dichiarate, Albertini, Tommasi, poi ci sono ovviamente le candidature interne alla federazione, come il presidente della Lega Dilettanti Sibilia, ecco, perché credo che sia necessario, anche considerata l'importanza del calcio italiano, ripartire da una figura che raccolga il maggior numero possibile di consensi. Lei c'è, ecco, se lei potesse scegliere, chi sceglierebbe? Ma non è facile. E Tommasi senz'altro è una persona seria e il calcio italiano ha bisogno di Tommasi. Poi purtroppo entriamo nella politica e lì non sono in grado di giudicare, e non conoscendo le persone mi diventa difficile. Conoscendo però la federazione e le leghe, credo che sia difficile che possano uscirne senza la politica, ecco, perciò non lo so. Non ho neanche il sentore di chi poter dire, ecco, lì è questione politica. Un'ultima domanda e la salutiamo a Roberto Boninsegna. Volevo chiedere di Chiesa se è un giocatore che apprezza e che consiglio
darebbe a Chiesa, che è fresco sì di rinnovo contrattuale, ma insomma sappiamo che le big, non solo in Italia, lo stanno, diciamo, abbastanza pressando da questo punto di vista. Ecco, che consiglio darebbe anche per magari trattenersi un po' più rispetto al dovuto qua a Firenze, per poter crescere, ecco, magari in un ambiente che conosce bene? Ma io credo che Firenze, cioè io la Fiorentina l'ho vista a Verona e hanno, sono due punte di movimento. Ecco, la Fiorentina non ha un punto di riferimento, perché sono due giocatori molto rapidi, veloci, scattanti, ecco, come caratteristiche. Forse lui gioca un po' più sulla fascia e anche lui, insomma, in certi momenti si perde in questi dribbling, rientra fin troppo perché è un generoso, dovrebbe essere un po' più attento nel si deve un po' nel sprecare le energie, perché si vede che è un generoso ragazzo, è un buon esterno. Ecco, la Fiorentina manca di una punta di riferimento, perché ma si assomigliano un po' i due ragazzi, ecco, li ho visti e hanno, se ci fosse una punta centrale, forse per la Fiorentina sarebbe meglio. Grazie Roberto, grazie mille, buon anno, un abbraccio. Grazie, buongiorno, arrivederci. Grazie Roberto Bonissegna, ci dobbiamo fermare subito per la pubblicità e poi torniamo insieme e a stretto raggio, poi ci collegheremo anche con la sala stampa dello stadio Artemio Franchi. Tanti messaggi al 3925727775, un minuto e torniamo. Scopri il nostro amore per la cucina toscana. Osteria del Boccanegra, nel centro di Firenze. Prenota su boccanegra.com. Lavorare nel mondo dell'automobile è un continuo viaggio verso il futuro. Lenzi Automobili, con 10.000 metri quadrati di showroom e 7.000 metri quadrati di piazzale e personale altamente qualificato, è in grado di offrire un'esperienza d'acquisto totalmente adattabile all'esigenza del cliente. Lenzi, in Viale Marconi 62 e Viale Montegrappa 343 Prato. Esclusivisti Kia Motors per Quarrata, Agliana e Montale. Lenzi, da 25 anni al vostro servizio, ai vertici della qualità per Prato Provincia e area metropolitana. La Befana del Vigile Urbano arriva in auto storica. Il 6 gennaio il Camet, Club Moto e Auto d'Epoca della Toscana, vi aspetta in Piazza della Repubblica a Firenze dalle ore 10.30. Tutte le info su www.camet.org. Ciao, sono Vincent DJ, amo la musica vintage dagli anni 50 agli anni 90, passando per i mitici 70 e 80. Mi piace anche cucinare, solo cose buone. Sono Vincent DJ e Lady Radio è la mia radio. Radio Viola, Radio Viola. Eccoci qua nuovamente insieme in studio con Sandro. Ci è piaciuta questa intervista? Ma insomma, ha detto Roberto tante Bonissi. Cose, anche critiche. Ne sì, sì. Giustamente ha fatto. Ha sentito dell'Inter, del centrocampo. Detti da Boninsegna, Simeone e Chiesa ne vanno tenuto di conto. Boninsegna, ragazzi, sta un grande giocatore. Ma fra Icardi e Simeone, lo te da Stovin, difensore, chi non avresti voluto incontrare? Icardi, comunque. Cioè, no. Senza nulla togliere a Simeone, certo. Però a parte un'altra esperienza, un altro giocatore ancora, insomma, Simeone ancora, ecco, deve, può far bene, arriverà bene, tutto il resto, però insomma Icardi ha già, insomma, qualcosa ha fatto vedere ancora. Simeone sta cominciando, speriamo per la Fiorentina di trovarlo sempre, sempre meglio. E che vinca anche la scommessa, dimmi, con Pioli, di superare i gol dell'anno scorso. Se c'hai la stessa impressione oppure sei un po' troppo elogiativa. Simeone mi dà l'impressione di un ragazzo che è capace di crescere con una certa rapidità, cioè lo trovo leggermente migliorato, sempre un pochino a gradi, di più proprio, a gradi. Sì, sì, sì. Non è quando è arrivato, se ci pensi, no? È già un pochino più maturo, poco, non è che deve fare tutto insieme, per carità. No, ma sta provando a fare il massimo, poi ripeto, non è secondo anno più o meno che lo vediamo a grandi livelli. A Genova ha fatto il suo, speriamo quest'anno dovesse andare in doppia cifra, no, non è poco, ecco, vedremo, speriamo quello che serva per la Fiorentina, certo. Ma non per la Fiorentina a questo punto di quest'anno, la Fiorentina magari a venire, perché se no torniamo sui soliti discorsi. Chiesa sì, ha rinnovato, ma 70 giugno, che Chiesa ha detto, dice, può rimanere qua, la vedo dura, ma non per il ragazzo che magari ci sta anche volentieri. Sì, un po' per tutto quello che ruota, e altre cose che tutti ormai sappiamo da anni.
10 secondi, un consiglio importante e torniamo subito. È il momento di Runner Pizza, più vicini, più veloci. 055 33 33 33. È facile, è Runner Pizza. Ci scrivono gli ascoltatori. Sandro: Boninsegna Dixit, Babacar centravanti con Simeone e Chiesa che gravitano, perché non provare? Poi c'è un altro ascoltatore, dice: se Bonimba dice non c'è il regista, povero Gagliardini. Vessino, sappiamo tutti, è una mezzala, questi messaggi che stanno arrivando. Poi ancora altri messaggi, la scintilla a proposito della vecchia questione della prima parte di trasmissione. Questo è Marco: si riaccende solo con un babbo, anche povero, ma con un cuore pieno d'amore alla Collodi, che non un patrigno ricco ma senza amore alla Dickens. Accidenti. Che quanti richiami. Bello, anche no, grazie. No, ci fa piacere anche ampliare un po' i nostri orizzonti. Grazie del contributo. No, su Borca Valera andrebbe fatto tutto un discorso. Ci proviamo o cioè non ci interessa? Proviamoci. Cioè, ho letto che domani da qualche parte, non so se... Ieri abbiamo ospitato la moglie in collegamento con Radio Viola. No, ma io sull'aspetto personale non vorrei neanche, cioè, per carità. Sì. Tu fai riferimento al saluto della Fiesole domani anche. Ecco, il saluto della Fiesole. Non sappiamo ancora, se non ho letto male, in quali modalità. Cioè, se Borca Valero dovesse, come la possibilità, cioè, diventare un anche da Dex un elemento ulteriore di strappo, di rottura fra la curva. Ma lo strappo, Sandro, c'è stato la società, le dichiarazioni della Valle che ha detto è l'unico che abbiamo mandato via, e nessuno poi ha replicato, perché lì a quel punto lo strappo c'è stato, doveva essere Corvino che doveva in qualche maniera anche se è smentito del suo presidente, è stato proprio fregato in un certo senso, è stata brutta ogni cosa. Ma se domani ti immagini la scena, domani entrano le squadre in campo e in Fiesole, tripudio per Borca Valera, in Fiesole si viene esposta, uno striscione, non so un che richiamo, cosa parlano di un'iniziativa speciale, non so se sia vero, io per carità, cioè onestamente io dico che con tutto il rispetto e comunque anche con la consapevolezza di tutte le cose buone che Borca Valera come calciatore ha fatto in maglia viola, paragone con Baggio non ci sta, cioè, no, siamo su piani diversi. Assolutamente, due giocatori completamente diversi. Sì, sì, ma anche come contributo. Assolutamente. Con tutto il rispetto per Borca Valero. Però se entrano le squadre in campo, immaginatevi la scena, e la Fiesole esplode di entusiasmo nell'accoglienza a Borca Valero, te, giocatore della Fiorentina, ne risenti o no? O fai finta che non ti interessa? No, sanno sicuramente che è stato un giocatore importante. È stato mandato via in una brutta maniera. Sì, metodo. Anche essere un giocatore della Fiorentina, uno deve capire che non è che è una cosa per denigrare i giocatori della Fiorentina, è un omaggio, un tributo, chiamiamolo così, a un giocatore che è rimasto magari vuoi nel cuore della gente per la personalità, vuoi per come giocava, e poi soprattutto anche un po' di ripicca giusta per come è stato mandato via, a detta del presidente. Sì, della Valle, no, ecco. Questa cosa che ha messo e voleva Valero, rimanere. Questa cosa di Borca Valero non rischia di produrre a sua volta dei disagi non indifferenti, secondo me. Sandro, perché... ci fermiamo qualche istante, poi magari ricomincio con te e teniamo la linea, diciamo, con il Franchi, perché ci avvantaggiamo sulla pausa pubblicitaria e tra poco andiamo anche a sentire Pioli. Quindi mi fermerei adesso. Pubblicità, rimanete con noi, Lady Radio, Radio Viola, torniamo tra poco. È l'ora di AutoSas, la Ford Firenze. Su tutta la gamma, con gli eco incentivi Ford, più di 8.000 euro di vantaggi, anche senza usato da rottamare. Sono le 13:54. Ora esatta. 100 secondi con Enrico Mentana. Una grande firma del giornalismo, un direttore autorevole e sagace per un imperdibile approfondimento sui principali avvenimenti della giornata. Cronaca, politica, economia, società. Vi aspetto per commentare e comprendere insieme i fatti del giorno. 100 secondi con Enrico Mentana, per capire meglio il mondo di oggi. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Lady Radio. Befana, Punto e Simpli faranno i buoni. Dal 4 al 7 gennaio, presentando la tua card, riceverai direttamente in cassa un buono di 5 euro per almeno 30 euro di spesa. Potrai spenderlo sui tuoi prossimi acquisti dall'8 al 17 gennaio. Vieni a trovarci, la Befana ti aspetta. E tu, sarai buono? Offerta valida nei punti vendita aderenti all'iniziativa.
Da Euronics fino al 24 gennaio c'è super saldi. Xbox One S 1 tera, più Assassin's Creed Origins, più Rainbow Six Siege, più secondo controller a €299,99. Euronics ti ascolta, davvero. Premio on-off. Quali sono i calciatori della Fiorentina che accendono o spengono la competizione? Il lunedì, dopo ogni incontro della Fiorentina, ascoltatori e opinionisti voteranno i calciatori che hanno acceso o spento la partita. Alla fine del campionato premieremo il calciatore che ha ricevuto più voti positivi, dandogli la possibilità di accendere le luci di Firenze. Un programma in collaborazione con Silfi. Ogni sera accendiamo la città più bella del mondo. Il giorno dopo ogni partita della Fiorentina, alta qualità. La qualità dei giocatori della Fiorentina vista dagli opinionisti di Lady Radio. Un programma in collaborazione con Publiacqua, la nostra buona acqua quotidiana. Info su www.publiacqua.it. Lady Radio. Radio Viola. Eccoci qua, Radio Viola, 13:56 minuti, siamo in diretta e con la linea aperta ovviamente con il Franchi in attesa delle parole di Stefano Pioli. Ci siamo un po' congelati qualche istante fa, Sandro, sul ragionamento Borca Valero, che insomma sta già aprendo anche un po' di messaggi da parte degli ascoltatori, 3925727775, visto che insomma rappresenta la partita di domani anche il ritorno di un giocatore comunque davvero ha vissuto in simbiosi, diciamo, con la città, l'ha proprio vissuta nella sua esperienza qua a Firenze, per questo rappresenta certamente un elemento davvero di amore. Sta arrivando Stefano Pioli, ci dicono dalla regia, e quindi il nostro pronti... regista Samurai. Solerte. Ah sì, Samuele Samurai. Non più Bigazzi, ma Samurai. Grande, beh, tipo quel film con Tom Cruise, come si chiama? Qual era quello con Tom Cruise? L'ultimo samurai. Sì, Tom Cruise, Tom. Va bene, già arrivato esatto. C'è un regista samurai. Tutto pronto per Stefano Pioli, che ci dicono sta arrivando, si sta sistemando Sandro, e quindi sentiamo anche un po' di curiosità alla vigilia di Fiorentina-Inter, e magari anche se tornerà su qualche concetto dell'intervista che prima abbiamo analizzato all'inizio della trasmissione, quella alla Gazzetta dello Sport concessa e pubblicata stamani. E quindi andiamo ad ascoltare Stefano Pioli dalla sala stampa dello Stadio Franchi, dove c'è il nostro Arturo Leoncini, che salutiamo ovviamente ancora. Si sta sistemando in questo momento, qualche istante poi partiamo, e ovviamente la seconda ora già mangiato. Tante questioni aperte ancora che affronteremo. Sentiamo. La domanda è lecita, penso, in quanto siamo all'inizio di gennaio. Che cosa si aspetta da questo mercato, considerando che i risultati sono in linea con le aspettative societarie, e che oltre alla credibilità che aveva quando lei è arrivato qua, lo ha dimostrato sul campo, pazientando in estate, ricostruendo una squadra, ottenendo dei risultati, crede di meritare che questa squadra possa fare un ulteriore salto di qualità dal punto di vista del mercato e degli arrivi? Intanto mi fa piacere che sia la prima domanda del mercato, così lo apriamo e la chiudiamo qua questo discorso, perché non è nemmeno una situazione che mi compete tantissimo, nel senso che poi è la società e sono i direttori che stanno lavorando per questa situazione. Io credo che la società sarà pronta a provare a migliorare l'organico della squadra se si creeranno le situazioni necessarie. Questa è la cosa importante. Altrettanto importante che io sono molto contento e soddisfatto del lavoro dei miei giocatori, della mia squadra, e credo che comunque al di là del mercato abbiamo ancora dei buoni margini di miglioramento, ed è su quello che dobbiamo puntare. Ecco, dall'esterno invece che idea si è fatto dell'Inter, che infilata in questo tunnel di risultati negativi dove vengono minate certezze, si ridiscute tutto, insomma lei è un ambiente che ha vissuto lo scorso anno, quindi come arriva l'Inter a questa partita? Io credo che come sempre ci si soffermi un po' troppo esclusivamente sui risultati e si vada meno in profondità sulle prestazioni. Le prestazioni dell'Inter non sono mai venute meno, anche nelle sconfitte, quindi hanno le loro certezze, hanno le loro qualità. Ci aspettiamo, e mi aspetto, un Inter molto motivato e molto forte, una squadra forte, una squadra che ha colmato qualche difficoltà che aveva l'anno scorso e che sta giocando con grande presenza sul campo, con grande spessore, con grande contenuti, con grande fisicità, e quindi si aspetta un avversario forte e ci siamo preparati per cercare di contrastarlo bene.
Ciao Stefano, ecco, due domande. Allora, 20 agosto, 5 gennaio, c'è un girone, c'è un bel viaggio, il 20 agosto a San Siro non avete una squadra, oggi credo tu abbia una squadra. Quanto è migliorata da allora la Fiorentina e quanto in percentuale questo miglioramento può domani consentirti di sperare da te l'Inter? Beh, che sicuramente siamo migliorati, credo che sia evidente. Prima eravamo tanti buoni giocatori, adesso siamo una buona squadra. Le prestazioni individuali sono cresciute, ma è cresciuta la conoscenza dei nostri meccanismi, la conoscenza dei nostri equilibri. Abbiamo un'identità di gioco ben precisa, che non significa le posizioni in campo, ma significa come si affronta la partita, con che mentalità, con che propositività vogliamo cercare di fare le partite, ed è quello che dobbiamo puntare sulla nostra identità, sulla nostra filosofia di gioco in ogni singola partita, quindi anche domani, sapendo che per forza contro avversari molto forti devi alzare il livello delle tue prestazioni e far sì che sia, tra virgolette, la serata perfetta, anche avendo un po' di fortuna nelle situazioni dove sicuramente l'Inter crea qualcosa, perché l'Inter è la squadra che crea tanto contro qualsiasi squadra, anche contro le grandi squadre del campionato, ha sempre giocato per fare la partita, ha sempre giocato per creare situazioni da gol, quindi, ma noi dobbiamo fare lo stesso, ci arriviamo bene. Il mio giocatore ha chiesto tanto durante questo ultimo periodo, tanto sacrificio, tanto lavoro, tanta applicazione, me lo stanno dando e adesso abbiamo l'ultimo sforzo da fare, poi potremo rifiatare. È uno sforzo per ottenere un risultato straordinario, lo sforzo deve essere eccezionale e quindi i miei giocatori sanno quello che devono fare. Senti, una sfida interessante, sono tanti duelli, io ne scelgo uno, Pezzella e Cardi, chi rischia di farsi più male tra i due secondo te? Beh, ma che Cardi sia un animale d'area, è così, è un giocatore che ogni palla che arriva in aria la fa diventare una palla gol e quindi per i nostri difensori sarà un compito difficile e credo che noi dovremmo essere molto bravi a cercare di limitare il numero di palloni che possono arrivare alla nostra area, perché se ne arrivano tanti c'è il pericolo, c'è il rischio che lui possa trovare la giampata vincente. Ciao. Torna indietro un attimo una memoria e ricordati il momento più bello che ha vissuto a Milano e il più brutto. Lo sai che non è che mi piace tanto guardarne le spalle, mi piace. Se anche ho cose contro voglio ho fatto io. Vabbè, il momento più bello è stato sicuramente quello, la partita la migliore, che dove la squadra ha espresso tanto, è stata la vittoria netta con l'Atalanta. Se prima l'Atalanta, quello che si parli di una prestazione a livello tecnico, credo anche a livello tattico di altissimo livello, anche perché l'Atalanta, come sta dimostrando quest'anno, era un avversario molto difficile da affrontare. E più brutto sicuramente l'esonero, però comunque l'esonero, quando non ti permettono di finire il tuo lavoro, sicuramente la situazione che non fa piacere, questo senz'altro. Senti, qual è il giocatore, giocatori abbiamo ancora da vedere qualcuno, il giocatore secondo te che può essere la rivelazione del girone di ritorno? Giocatore che improvvisamente ci può dare qualcosa in più? Io lo aspetto molto, anche se in questo momento non li sto utilizzando tanto, ma ritengo due giocatori di qualità, due giocatori che ci possono dare tanto nella nostra fase offensiva e che possono contribuire a questa squadra sia da Saconare sia da Isseric. Grazie, sono giocatori importanti. Prego. Sì, ciao Stefano, buonasera. Ciao. Allora, due cose, scusa, al volo. Allora, la prima è questa, quanta voglia hai di battere con la Fiorentina una grande? È quello che ci sta mancando e quindi è chiaro che è un desiderio ed è un'aspettativa che ci siamo, che vogliamo, che ci siamo anche costruiti, perché prima ci mancava il fatto di essere competitivi con una grande, poi abbiamo dimostrato di poterlo essere, perché anche nella sconfitta di misura con la Juventus avevamo già dimostrato di essere una squadra comunque di poter competere con una squadra fortissima in Italia e in Europa. Poi dopo i risultati, le prestazioni positive contro la Lazio, contro il Napoli, lo stesso vale per il Milan, che secondo me rimane comunque una formazione molto forte, ci ha dato consapevolezza. Chiaro che serve
salvaguardare ancora di più le nostre prestazioni, salvaguardare ancora di più l'attenzione e la determinazione per ottenere un risultato importante contro grande avversario. Quindi è quello che cerchiamo di fare, è quello che cercheremo di fare da qua all'inizio, alla fine del campionato. La seconda è questa, ecco, tu hai avuto Vecina, comunque per un po' lo hai allenato, vuoi Cavalero no? Ma nella, cioè comunque sono due ex, domani è la prima volta attesi ex, guardandoli c'è un rimpianto soprattutto, non so, non credo forse per Borcavallero, forse più per Vecino, per come è andata. No, guarda, io ho molto rispetto per tutti i giocatori che hanno indossato la maglia della Fiorentina, che hanno difesa e affrontato con orgoglio e con dignità, ma in questo momento ho grandissimo rispetto per i miei giocatori, ai quali riconosco tanta volontà, riconosco tanto senso d'appartenenza, tanta dignità nel vestire la nostra maglia, quindi sono molto più concentrato nel cercare di far rendere al meglio questo bellissimo gruppo di giocatori che sta dando tutto per questa maglia. Buongiorno mister, di curiosità, la prima le chiedo una sua valutazione in questa prima parte di stagione sull'utilizzo della VAR, che esperienza ha visto dal di fuori e che ha vissuto anche sulla sua pelle di tecnico viola? Allora, io non ero molto favorevole, devo dire la verità, non ero favorevole perché per me il calcio di prima ha fatto più di sentimenti, più di emozioni ed è quello che preferivo, però devo dire che al di là di qualche situazione dove si vede che ancora il meccanismo non è del tutto oliato, non è del tutto perfetto, che va sicuramente migliorato, devo dire che secondo me invece è un grandissimo aiuto e vedo anche delle prestazioni arbitrali, degli atteggiamenti arbitrali giustamente, ed è quello che io preferisco, molto più sereni, molto meno nervosi, molto meno, vedo più serenità. È chiaro che ci si deve abituare tutti, perché è normale, quando fai un gol sei lì che aspetti, se non capisci se puoi risultare veramente per il gol, è difficile accettare questo, però credo che per tante situazioni sia stato un aiuto e credo che debba essere affrontato da tutti con molta positività, perché così facendo i grandi errori, i gravi errori dovrebbero essere eliminati. L'altra cosa mi ha colpito, su Facebook si sono scambiati gli auguri Giancarlo Antonioni e Stefan Schwarz. Lei se lo ricorda, credo, come calciatore Stefan Schwarz. A un certo punto Giancarlo, dopo gli auguri di buon anno, ha detto: un calciatore con le tue caratteristiche come te farebbe comodo in questa Fiorentina. Alla Fiorentina manca tatticamente e tecnicamente un po' il temperamento, credo sia la cosa principale, di uno come Stefan Schwarz. Beh, io non ho Facebook, quindi non leggo queste notizie, e certe volte sono anche contento di non averlo. Schwarz è un giocatore molto forte, quello sicuramente, ma credo che anche noi abbiamo dei giocatori che hanno determinazione, che hanno carattere, che hanno, adesso faccio un nome che secondo me tra l'altro non va neanche tanto lontano dalla caratteristica di Schwarz, che avere tu. Quindi poi dopo se ne avessimo due o tre, sì, sarebbe anche meglio, però abbiamo bisogno di giocatori che hanno qualità, che hanno intelligenza, che hanno intensità, e ripeto quello che ho detto inizio estate, quando il primo giorno che ero qui con voi, che vogliono far parte della Fiorentina, che vogliono dar tutto per la Fiorentina, che vogliono crescere con la Fiorentina, che vorranno in futuro anche provare a vincere con la Fiorentina. Mister Salve, dopo l'ultima partita ci aveva detto che aveva visto un po' Chiesa svuotato nella settimana della preparazione verso la partita. Le chiedo se in questi giorni l'ha visto un po' meglio, un po' la squadra in generale, se ha visto qualche giocatore magari un po' stanco, un po' usurato dopo questo lungo impegno di partite, e allo stesso tempo come giudica anche questo cambiamento della sosta che adesso arriva con il mercato aperto e non prima che arrivi il calciomercato. Grazie. Federico in questi giorni l'ho visto bello pieno. La sosta a me è piaciuto giocare sotto le feste, avrei
credo che la scelta di avere solo una settimana di sosta sia stato dovuto al fatto che speravamo tutti che l'Italia andasse ai mondiali. Credo che però sarà più giusto in futuro, se manteniamo queste date, dare 2 settimane di sosta, non solamente una. Mi è piaciuto di giocare anche le feste, credo che anche i tifosi abbiano risposto bene. Non mi è piaciuto tanto la data di Coppa Italia, perché obbligare comunque una squadra a allenarsi a Natale, partire per il ritiro, giocare a Coppa Italia a Santo Stefano, quello mi è sembrato un attimino esagerato. Ma giocare in campionato il 23, il 30, domani sera, credo che sia un bel atteggiamento, ma con una settimana in più di sosta, anche perché altrimenti diventa difficile recuperare allo stesso tempo lavorare, perché noi abbiamo, tra virgolette, a parte che noi li meritiamo tutti e c'è bisogno di recuperare, quindi 7-8 giorni di riposo, e poi dopo però subito la domenica dopo siamo impegnati a giocare, quindi secondo me 2 settimane di sosta sarebbero più indicate, poi magari aggiungere un turno infrasettimanale in primavera, quando poi la stagione te lo può anche permettere. Buongiorno mister. Senta, la volevo riportare sull'intervista che ha rilasciato stamane sulla Gazzetta dello Sport. È uscito questo passaggio: con Simeone ho scommesso che segnerà più dei 12 gol che fece al Genoa, perché ha grande forza di volontà e io amo chi si dà obiettivi e detesto chi si trascina. Ci dà una definizione di trascinarsi e poi a che cosa si riferiva? Grazie. Trascinarsi a tutte quelle persone che non hanno un obiettivo ben chiaro in testa, che non ci mettono tutte le energie, tutte le, a livello motivazionale, tutte non sfruttano tutte le possibilità che hanno e che si accontentano. Io amo giocare, amo allenare giocatori che tutti i giorni vogliono migliorarsi, che tutti i giorni mettono in campo il 100%, che tutti i giorni sono sereni, sorridenti, perché facciamo un lavoro bellissimo che in tanti sognano. Noi abbiamo avuto la fortuna e la bravura di farlo e dobbiamo sfruttarlo. Io non mi piace allenare persone tristi, non mi piace allenare persone che non danno tutto. Invece giocatore mi piace stare sul campo e vivere a contatto con i miei giocatori, che hanno voglia di fare, che mi chiedono di fare qualcosa in più, che vogliono guardare i loro limiti, che vogliono superarsi, che vogliono andare oltre le difficoltà del giocare o non giocare, oltre le difficoltà del momento, ma che vogliono raggiungere qualcosa di importante. Mi piace allenare questi giocatori, e Giovanni è uno di questi, per fortuna ne ha tanti, ed è per questo che secondo me stiamo facendo un ottimo lavoro. Ultime due, Michele e Mario. Ciao Stefano. Ciao. Senti, è finito il girone d'andata, ti domando se quanto ottenuto, sia per risultati che per prestazioni, corrisponde più o meno a quello che te ti immaginavi prima dell'inizio del campionato, e di conseguenza invece in questo girone di ritorno quale pensi possa essere un margine migliorativo di rendimento, di punti e di prestazioni della squadra? Io mi immaginavo che ci volesse un po' di tempo per arrivare a squadra, quello sì. Mi auguravo, la cosa che il rimpianto è stata il tornare indietro con le sconfitte di Chievo e Crotone. Abbiamo fatto dei passi indietro che pensavo che invece mai di aver raggiunto un certo livello si potessero evitare, però credo che per noi certi alti e bassi erano abbastanza naturali aspettarseli, perché è una squadra troppo nuova, una squadra troppo giovane del campionato italiano. Non parlo personalmente di giovane di come età, ma proprio giovane di conoscenza del campionato italiano. Quello che mi aspetto dal giorno di ritorno è che ormai una certa strada l'abbiamo presa, e continuare su questa strada cercando di avere più continuità possibile. Al giorno di ritorno dobbiamo provare a fare più punti, credo che il nostro obiettivo debba essere quello, perché 27 punti è stato un buon bottino, ma credo che questa squadra possa fare meglio. Dobbiamo provare a essere ambiziosi, dobbiamo provare a fare qualcosa di più. Senti, ci sarà maggiore utilizzo della rosa nel suo complesso, oppure come il giorno è andato, a un certo punto te hai visto che c'era un 11 particolare che probabilmente ti dava più fiducia e l'hai riproposto più volte? La mia idea è stata quella di cercare di trovare degli equilibri, di cercare di trovare un'identità, e quindi credevo che fosse giusto non cambiare tanto, perché prima c'era bisogno di trovare dei meccanismi. Adesso i meccanismi li abbiamo trovati, l'identità ce l'abbiamo, adesso dipenderà molto dalle prestazioni dei miei giocatori, da quelli che giocano la domenica, da quelli che non giocano durante la settimana, cosa mi metteranno a disposizione, e io sono aperto. Io ho grandissima fiducia dei miei giocatori,
anche di quelli che in questo momento sto utilizzando, dipenderà molto dalle loro prestazioni. C'è una suggestione giornalistica che tende a definire la 2 con la parte di classifica che va dal sesto posto della Sampdoria a 30 punti al dodicesimo del Bologna a 24. Ci stanno 7 squadre, 5 delle quali l'anno prossimo saranno il giovedì a casa e 2 probabilmente andranno in Europa. In questo mini campionato la Fiorentina come corre? Ti dico, competitiva, squadra normale come le altre, una delle peggiori, per capire un po' se intanto come la inquadri tu, secondo me il percorso che stiamo facendo stiamo dimostrando questo competitività per quel campionato lì. Secondo me noi, il nostro campionato è quello, vuol dire che in queste 7 partite, con queste 7 concorrenti, noi dobbiamo cercare di vincere il nostro campionato. Credo che quello sia il nostro, quello deve diventare il nostro obiettivo, non facile, perché non credo che siamo più forti dei nostri avversari, non credo che siamo più forti della Sampdoria, che siamo più forti dell'Atalanta, che siamo più forti del Torino, che siamo più forti dell'Udinese, che siamo più forti del Milan e che siamo più forti del Bologna, ma credo che però ce la possiamo giocare, ce la vogliamo giocare, questo deve essere il nostro obiettivo, questo è quello che dirà la squadra. Grazie. Passiamo ora allo speciale meteo. Grande, grandissima perturbazione in arrivo. Da 5 gennaio fioccano i saldi. Ai Gilli iniziano i saldi invernali. Che saldi! Le migliori marche a prezzi sotto zero. Corri al riparo. Che Gilli! Seguici su Facebook e Instagram. Dopo la splendida nevicata, la Betone ti aspetta. Piste innevate, panorama stupendo, meravigliosi rifugi in quota, divertimento assicurato. Sali alla Betone, la neve ti aspetta per regalarti un'emozione unica. Vieni a provare un pranzo nei nostri rifugi in quota. Autodemolizioni Leporatti mette in campo una vasta gamma di ricambi usati per aiutarti a risolvere i problemi della tua auto. E se vuoi demolirla, pensiamo noi alla cancellazione dal VRA e alla bonifica. Leporatti, demolizioni autovetture, autocarri, ciclomotori, motocicli, caravan, rimorchi e mezzi agricoli. In via Cepeto 30 a Lamporecchio, Pistoia. Autodemolizionileporatti.com. Vi ricordiamo che fino al 31 gennaio siete ancora in tempo per rottamare la vostra auto con bollo scaduto a dicembre. Lady Radio. Radio Viola. Radio Viola. E dopo Pioli rientriamo in diretta all'interno di Radio Viola in questa seconda ora insieme con Federico Sartoni, Lorenzo Stovini, Alessandro Fiesoli qua in studio. Intanto un'ultima ora, Mazzarri è il nuovo allenatore del Toro. Tuo firma in corso, Mazzarri? Contratto fino al 2020. Ti conosci fa piacere, bene Lorenzo? No. Ah no, non ci aveva avuto occasione. No, conosco così di vista. Sì, non l'hai incrociato nella tua esperienza professionale. No. E insomma, qui si è arrivati a una decisione da parte di Cairo e Sandro nella notte. Non credo, insomma, soltanto dopo quanto è successo ieri sera. Contratto di 2 anni, mi sembra, insomma, un anno e mezzo. Fino al 2020, sì. 2 anni e mezzo. Sai, Cairo, quando ora si parla di Cairo bisogna stare attenti, perché Cairo è presidente della Gazzetta, dell'RCS, quindi probabilmente l'ha fatto anche per rilanciare un po' l'interesse del giornale sul Torino, perché in effetti il Torino ha perso Belotti, perché Belotti stanno, no? Fra infortuni c'è. È partito bene, poi ha avuto problemi di infortunio. Quindi 6 partite, mi sembra, ultime 8 partite, 6 pareggi. Tutto un po' a squadra che non ha girato. Ma già il caso di Benassi, per loro era un giocatore importante, insomma, venduto così, poi 6 pareggi nelle ultime 8 partite. Stamani nel Caffè Viola si discuteva del fatto che con questo cambio alla guida il Toro può avere delle chance, diciamo, di rientrare in posizioni un attimino più degne, sì. Oppure, cioè, è una cosa che vi preoccupa in chiave fiorentino o no? Ma insomma, sono tutte cose poco da verificare. Guardiamo, certo, Mazzarri lo conosciamo, è un allenatore da molta energia alla squadra, alle sue squadre in passato. Guardiamo, dipende sempre dai giocatori, no Lorenzo? Dimmi te. Allenatore, sì. Può dirla sua, una squadra in un contesto come il Torino. Certo, magari il Torino si era un po' adagiato, ora inevitabilmente deve risvegliarsi un po'. È una scossa, ci sarà in qualche modo. Abbiamo sentito Pioli, volevo rammentare proprio 2 o 3 passaggi, sì. Poi li commentiamo insieme prima di andare poi anche sul mercato, e dico agli ascoltatori che ci andremo proprio tra poco. A proposito di mercato, da qui è ripartita la conferenza di Pioli poco fa. Ha detto, tornando sull'argomento, che la società sarà pronta se si troveranno, come disse anche qualche giorno
lo fa lo stesso tecnico, le condizioni necessarie, sì, anche se è contento. Vorremmo anche ricordare, perché sennò tutto rischia di andare in cavalleria, che Corvina alla Nazione un mese fa ha detto che c'è la possibilità di alzare Montengaggi, sì. Cioè ha speso parole, ha alzato l'asticella, sì, guardando alle prossime sessioni, quindi ricordiamolo, perché sennò sembra che, ecco, Corvino delle promesse delle anticipazioni, delle speranze, cioè ora le mantenga, ecco. Però siamo una questione che riguarda soprattutto Corvino e mercato, siamo d'accordo, però San Lorenzo, che mai come stavolta va abbandonato il l'usanza di comprare tanto per comprare, perché so, poi si è visto, non lo so, a me mi interessa, io ho letto un piacere le dichiarazioni di Corvino e guardiamo che cosa in concreto, poi comprare per comprare, no, nel senso, non vorrei numero, vorrei magari un qualcosa di più dal punto di vista della qualità, altrimenti probabilmente non la fai, quella scelta, e la rimandi all'estate, sarebbe assurdo continuare, probabilmente, ecco, non ci aspettiamo, come è stato detto, chissà che cosa. Non ci aspettiamo Maldini a sinistra, no, per carità, gennaio poi, figuriamoci, però qualcosa di più degno, per dire, vedremo, no? se le occasioni ci sono, sempre un po' più difficile, quello è vero, il mercato di gennaio, però le premesse non sono, diciamo, delle migliori. Faccio un esempio, un anno fa il noto mi sembra Badel, giusto? Ormai va Badel, capito. Ormai non credo che, quindi lo devi trovare sostituti, cercherai adesso, Alessandro. Mi sembra difficile, ma credo. E se poi dopo invece si creano delle situazioni per le quali, la vedo molto scivolare addosso questa situazione Badel in questi mesi, non c'è stato tutto questo interesse secondo me sul discorso di Badel, c'è una Fiorentina con Badel e una Fiorentina senza Badel, è tutto Badel. Troppo strano. Chi si potrebbe prendere lì? Non saprei adesso, era così su due piedi, bisognerebbe valutare bene, ma dopo li facciamo un po' di nomi. È un po' il contorno io vi chiedo, se Badel legittimamente, perché ora lui è svincolato, lo può firmare già da oggi. Domani, 1 febbraio. Domani firma per X, la Roma del prossimo anno, no? È ovvio che nessuno viene a pagarlo adesso, perché sarà la Fiorentina a decidere se farlo giocare, se lui, bisognerà vedere come giochi, perché firmi un contratto, mi dici te, ipoteticamente con la Roma, ha paura, dice, se mi succede qualcosa qua che faccio? Sì, c'ho sempre il contratto, sì, ma anche però, un po' come immagine, no? Quando sai, devi andare via, deve essere bravo il giocatore, deve avere la testa giusta per dire finisco l'anno lo stesso, vado via perché non ci sono state magari le condizioni per rimanere, e lì sta il giocatore, poi la società può anche decidere, guarda, ti mettiamo fuori se, perché sappiamo, insomma, che andrai via, ecco, quelle sono cose che deciderà la società. Sì, no, ma io non voglio mettere in dubbio, in discussione, la correttezza di Badel, anzi, però ti ricordi, ora faccio un esempio che mi attirerà tutte le ire degli amici all'ascolto, la vicenda di Montolivo, no? Montolivo nell'ultima partita, fra l'altro decisiva, a Lecce si fece male e rischiò di saltare gli europei per quell'infortunio, sto parlando del 2012, vero? Quindi la correttezza del giocatore la voglio mettere, però l'ambiente si era creato intorno a Montolivo, perché non c'avevi anche poche alternative, sì, ma si è creato un ambiente per lui difficile, però aveva fatto altre cose, aveva rinnovato apposta, quindi lasciamo stare il discorso specie male, non aveva, ne ha fatte di studiarlo in Francia in quella situazione lì, vero, però anche in questo caso, insomma, sarebbe meglio se raggiungessero un nuovo accordo la Fiorentina e Badel. Parlavate del centrocampo, tra l'altro da Roma arrivano indiscrezioni che confermano, diciamo, di un interesse per Cataldi da parte della Fiorentina, e tra poco ci entriamo nel merito sia di questo che degli altri nomi, però volevo terminare brevemente anche questi passaggi importanti di Pioli, così li commentiamo passo passo. Vabbè, sulla partita di domani dice dobbiamo alzare sempre più il livello delle prestazioni, per domani va fatto uno sforzo eccezionale, ha detto Pioli, perché poi ci fermiamo, quindi bisogna davvero domani concludere questa scia di partite con i ragazzi lo sanno, ha detto, ci aspettiamo quindi una reazione in campo. Sui singoli ha rammentato per la seconda parte di questa stagione, di questo campionato ormai, perché niente Coppa Italia per la Fiorentina, da Saponara e da Esterik mi aspetto discorso che facevamo prima, nel tempo, nel giro di mezz'ora, Pioli
ci conferma quello che si pensava, perché molte volte Sandro non è che quando all'allenatore gli chiedi dei singoli ha voglia di parlare in questo senso, invece se, cioè, come se si spesso fa a non dire che penso ci punterà a provare a recuperare, che possano diventare giocatori importanti. Fino adesso però non abbiamo visto, è quello lo snodo per il girone di ritorno, è quel ruolo lì, perché Terò se non lo, è già fatto quello che doveva fare, poi se cala a 35 anni ci sta, no? Può capitare, insomma, un periodo di appannamento, era partito bene. Bene. E quindi lui c'ha bisogno, cioè Fiorentina ha bisogno di questi due numeri 10. Che già ha in casa, voglio dire. Se poi Essery che li presa la maglia numero 10, cambiamo lì il numero. Sì, esatto, che poi esatto. Ritorno, magari comincia a diventare una cosa. Con la 10 sulle spalle. Ci è mancato battere una grande, dice effettivamente Pioli in conferenza. Più Veretù farebbero comodo, insomma, a questa squadra, guardando al temperamento, guardando a quelle che sono certamente le sue caratteristiche anche di abnegazione. Poi gli è stato chiesto anche di questi ex Viola che tornano a Franchi domani, di Borca, Vessino. Dice: grande rispetto per chi ha vestito la maglia della Fiorentina in passato, però devo avere rispetto ovviamente anche per chi la sta vestendo in questa stagione. E poi questi insomma erano i passaggi più importanti, e alla fine ha ribadito in qualche modo anche su domanda di Mario Tenerani che insomma la Fiorentina corre per questa corsa, diciamo, al campionato di A2 insieme alle squadre che conosciamo, per fare insomma nel miglior modo possibile in questa stagione, escludendo le prime 5 sostanzialmente della classe. E poi vabbè, quel passaggio che avevamo chiesto effettivamente ad Arturo di chiedere in conferenza stampa su chi si trascina, diciamo non è entrato nei dettagli facendo nome e cognome, ma insomma ci ha fatto capire che il riferimento è chi si accontenta e chi non ha, diciamo, grande voglia di migliorarsi. Questo era un po' il pensiero di Stefano Pioli. Lo abbiamo già adesso in collegamento, lo rifacciamo magari un flash anche con Mario, che forse voleva aggiungere anche qualcosa proprio dalla conferenza. L'abbiamo sentito, Mario Tenerani, volevate aggiungere qualcosa sul campionato di A2? Cioè ormai lo sappiamo. Vedo diciamo che ci scrive appunto qualche ascoltatore dicendo: è bello sapere che il nostro sogno è vincere il campionato di A2, che tristezza, dice Andrea. Ora non sarà un sogno, ma è l'obiettivo realistico forse a quello, cui poter aspirare Sandro in questa stagione. Quello che adesso puoi puntare. Poi è normale, se dopo l'anno dopo riesci a giocarti un'ottima Europa League, potrebbe avere già un senso diverso. 3925727775. Non mi è piaciuto Pioli quando ha giustificato la partita di Coppa Italia di Roma. Ah, dice del Santo Stefano. Non mi è piaciuto, insomma non lo condivido, dicendo no per Natale, vale anche per la Lazio, vale anche per quelle altre squadre. Cioè, quella è stata buttata via quella serata lì, e quello francamente, ecco, nel bilancio di questi primi mesi, secondo me è un po' peserà, poi perché so Coppa Italia era un obiettivo quindi pesa di già purtroppo, certo. Ecco, quello sì, secondo me. Poi se la società, anche se Andrea Della Valle aveva detto mi aspetto la scintilla, credo che parlava di scintilla, cioè questa scintilla ricorre fra Pioli e Andrea Della Valle, ma che deve c'è di questa scintilla? Troviamo il combustibile giusto, un po' di diavolina, qualcosa. Mamma mia. Mario Tenerani che è in linea con la noi. La scintilla ce l'ha da Mario, Mario scintilla. Magari. Ciao Sandro, ciao Lorenzo. Ciao Mario. Dacci la scintilla alla romanesca. Aspetta, ora faccio come l'uomo primitivo, prendo un paio di sassolini ma c'era un giocatore, no, era soprannominato scintilla. Volevo dire a Sandro però che onestamente non è proprio il discorso di Pioli su Santo Stefano, Sandro, perché Pioli era già, anche se non l'aveva fatta la polemica, ma posso assicurare che mi era arrivata all'orecchio, era già abbastanza, come dire, non felice, non soddisfatto che si giocasse il 26 alle 21 a Roma, e mi risulta, per aver parlato con qualche altro allenatore, che in generale tutti fossero abbastanza contenti di giocare sotto le vacanze di Natale, come all'estero il campionato, però la data del 26, soprattutto a quell'ora, la trovavano nonsense, perché dicevano già uno deve andare in campo il 26 oltre a tutte quelle altre partite, poi gioca pure alle 21, se vogliamo avvicinare i ragazzi, farli tornare allo stadio, le famiglie e quant'altro, non è giocando alle 21 a San Siro, ma anche a Roma, che si possono ottenere. Quindi la risposta sì, no, però allora la mettiamola così, sembra che Pioli abbia risposto perché ha pezzo a Roma. No, lui era così anche prima di partire. Sì, però mettiamola così, Mario, perché se no si rischia come dire, di essere troppo comprensivi. Avrei apprezzato di più la risposta di Pioli se avesse detto virgola, detto tutto questo, virgola, noi quella sera abbiamo giocato male. Ecco, avrei apprezzato di più, perché
quella sera lì la Fiorentina. Sì, però io credo che lui abbia, hai ragione Stan, però lui credo proprio abbia risposto tecnicamente sulle novità del calendario, cioè la domanda su quella, e lì ti posso assicurare che non solo lui, c'era molto malumore per questo 26, e devo dirti insomma, io sento di assecondarli l'allenatore la pensa così, perché voglio dire, ma che significa fare una partita al 26 alle 21? Intanto falla alle 16:30, scusami tanto, alle 17, sì, alle 21 non ha senso, mentre ha molto senso. Sai, c'è l'esclusiva Rai, certo, ma è sbagliato. È come la Champions League, la giocano alle 20:45 perché tutte le televisioni del mondo, d'Europa, certo, la vogliono. Le Champions League alle 4 del pomeriggio non me la immagino. Però io se c'è una partita di Coppa Italia, la giochi quando la vuole la Rai. Se la deve mandare in onda, ecco. Però io credo che anche di prendere gli stadi un po' più pieni, sanno, quando si riesce a un vantaggio anche con le televisioni, non so. Comunque, vabbè, insomma, questo è andato. Poi è chiaro che a Roma sono stati commessi gli errori, per carità. No, ma facevo per dire, ecco, non sì, per... Sì, certo. No, no, ma io ho voluto chiarire, perché giustamente tu da studio, ascoltando la conferenza stampa, potevi avere la legittima da parte tua, avere quella sensazione. Ma in realtà, ti dico, non era così, anche perché lui prima già di partire... Non era assolutamente soddisfatto, e so anche di altri allenatori che non erano soddisfatti. E la scintilla, perché tutta ne abbiamo parlato nella prima ora. La scintilla, no, io credo che oggi una delle cose. Baggio, chiamiamo Baggio per accendere la scintilla. Questa scintilla. La Gazzetta, devo dire, le ho fatto anche complimenti. Sì, bella, sì, però noi anche... questa scintilla ci è rimasta sullo stomaco. La scintilla orfana, come la sconfitta è sempre orfana, questa scintilla è orfana. Chi l'accende la scintilla? La proprietà, Pioli, i giocatori, pubblico no, perché il pubblico di Firenze è stato messo all'indice ormai, il pubblico è colpa di pubblico, a prescindere è colpa di pubblico. È colpa per chi lo può sì, no, ma diceva Sandro, soprattutto da fuori Firenze, fuori per come Firenze, è vista ormai è passata, ma non è l'idea. Un pezzo di Gianni Mura e non sa assolutamente cosa. No, ma non lo criticavo mica Mura. No, ma no, ma chi è che lo vuol criticare? Che non pezzi così, sono affreschi dove uno dice quello che pensa. Sì, però Mario, bisogna ragionare sulle cose che ci vengono dette. È passata questa cosa. No, è passata questa cosa. Quindi la scintilla, il pubblico non la, anzi, il pubblico dovrebbe essere oggetto di scintilla, non soggetto. La scintilla. Questa scintilla è orfana. C'è una scintilla viola orfana che vaga lì, bisogna chiamare Baggio per riaccenderla. Insomma, è un po'. Non è facile come dire, un'idea, non è facile da assorbire, da elaborare. Sì, ma la situazione è molto complessa, quindi io credo che la squadra abbia fatto un grandissimo girone d'andata rispetto a dove è partita, naturalmente, perché se no mi prenda per matto, rispetto a dove è partita ha fatto un grande, però siccome non è una squadra che può arrivare a lottare per il terzo posto, il quarto, io lo sognerei come voi, come te, però non è possibile, quindi la scintilla la squadra non la può far scoccare più di tanto, la squadra può farsi amare ed è amata da coloro che vanno a lottare, anche da coloro che restano a casa, ma la frattura è talmente grande ed evidente tra la proprietà e parte considerevole dell'ambiente, non minoranza, parte considerevole, che lì si rimedia solo con un'inversione di rotta, sai, la famosa strambata, no? Per usare un termine che chiaro, non ci sarà, ci sarà, e quindi ti devi rassegnare e devi sperare rassegnarsi, si parla di un sentimento tifoso, non perché una cosa che dicevo prima è sapere le cose, una cosa è condividerle, sentirle, ecco. La parola rassegnazione si lega male a un concetto di sport, perché tu sei mai rassegnato, certo, legato al tifo, però detto questo A proposito, oggi sei nella stessa situazione, Sandro, che è paradossale, ma è vera, che tu puoi fare anche un ottimo acquisto che non ci sarà, te lo dico fin da ora, ma proponiamo il caso che la Fiorentina col vino riescano a fare anche un grande acquisto a gennaio, guarda, neanche il grande acquisto fa scoccare la scintilla, c'è una frattura, allora devi completamente cambiare scenario, lo devi ribaltare, devi ripartire, ma non vedo le presupposti. Io ero al Papa del Tronto e Andrea Della Valle è stato chiarissimo, certo, da questo punto di vista, quindi devi in questo momento, siccome poi alla fine conta veramente la squadra che va in campo, la maglia, io credo che questa squadra, se poi alla fine dovesse vincere o qualificarsi per i primi due posti di questo campionato da due, vedete, il campionato da due oggi secondo me è comunque una notizia, perché mettetela come vi pare, è la prima volta
che Pioli dice c'è l'obiettivo Europa. Io non l'avevo mai sentito dire prima, avevo sempre sentito dire bisogna strutturarsi, bisogna andare oltre i propri limiti, bisogna pensare che questa è una stagione in cui bisogna costruire quell'anno futuro. Federico, correggimi se sbaglio, io avevo sempre sentito e letto queste cose. Oggi lui esce allo scoperto e dice io non penso la Fiorentina sia più forte del Bologna, quindi qui addirittura se vogliamo esagera, però non è certamente inferiore né al Bologna né all'Udinese né al Milan. Diciamo Mario che noi... in modo indiretto il messaggio sulle prime cinque che fanno un altro campionato era sempre passato, però tu dici oggi ha fatto uno scalino in più dal punto di vista delle dichiarazioni. Oggi perché lui ha detto questo è il nostro obiettivo, noi vogliamo vincere questo campionato. Certo. Allora, vincere questo mini campionato significherebbe addirittura arrivare sesti. Sì. Che sarebbe clamoroso. Perché ricordiamo Mario per la situazione che si sta configurando in Coppa Italia, poi il settimo posto potrebbe non liberarsi e quindi il posto al quale puntare dovrebbe essere il sesto, diciamo. Il sesto, per essere. Ma questo diciamo tutti gli anni, poi ci sono degli anni in cui sembra un pochino più, come dire, nitido il settimo posto, più realizzabile, altri quest'anno un pochino più complicato. Benissimo, ok. Ma lui ti dice questo, quindi secondo me oggi, e ti dice anche che 27 punti tutto sommato per lui sono pochi nel girone d'andata, no? La anche per noi certo, noi, per noi soprattutto. Però vedi Sandro, perché io poi alla fine do 6.5 al girone d'andata alla Fiorentina tendente al 7? Perché quando sono partiti il 20 d'agosto io con quella squadra lì, con tutti i dubbi e con quell'ambiente che si era creato a Firenze, potevo anche pensare a un campionato, come dire, tranquillo e di andare, no? Perché invece loro hanno fatto qualcosa di importante in questo girone. Ora Pioli sente di poter fare magari nel giorno di ritorno, invece che 27, aiutami Sando, diciamo 33 punti, che sarebbero tanti 33 punti, no? O forse 30, farne 3 in più, sarebbero 57 punti alla fine, non sarebbero poi pochi per una squadra che è stata completamente sventrata, ribaltata, ricostruita. Insomma, ma infatti la valutazione diciamo da dare alla squadra da questo punto di vista molto spesso la scendiamo, no? Da quella che è appunto la considerazione, il voto da direzione sportiva, proprietà, cioè bisogna fare così. Mario, a proposito di strambate, ho la pubblicità perché siamo in mega ritardo e poi anche il mercato. Che vuoi fare? Ti salutiamo o resti al telefono con noi? Come volete voi, io vi posso salutare se avete altre cose scaletta, se no posso restare. Allora noi andiamo sul mercato, però rimani con noi così magari se vuoi intervenire abbiamo la possibilità di farlo con te. Pubblicità e poi torniamo tra pochissimo. Sono le 14:37. Lifestyle, uno sguardo curioso sulla società e sulle ultime tendenze, con approfondimenti, notizie, analisi e suggerimenti. Design, food, mobilità, benessere, viaggi. Lifestyle, voglia di migliorare la nostra vita. Dal lunedì al venerdì alle 10.30 e alle 18.30 su Ledi Radio. Pronto per lo shopping? Arrivano i saldi a MacArthur Glen Barberino Designer Outlet. Da domani, imperdibili riduzioni fino al 50% sui prezzi outlet. Come resistere? Scopri di più online. Noi Viola. Noi Viola. Guida commerciale alle aziende con la Fiorentina nel cuore. Tabaccheria da Simone e Francesco. Ricevitoria, centro servizi, cortesia e professionalità. Da oggi sigari cubani e toscani abbinati ai migliori vini. Tabaccheria da Simone e Francesco, via Boccherini, angolo via Monteverdi, Firenze. Noi Viola. Dallo studio allo stadio, dallo stadio a Sisal Wind City. Quest'anno Radio Viola alla partita si fa in tre postazioni in diretta per darvi sempre di più. Dallo studio la redazione sportiva commenta il gioco. Dallo stadio il nostro direttore e opinionista Mario Tenerani racconta l'atmosfera della competizione. E dal Sisal Wind City Matilde Calamai segue la partita coinvolgendo il pubblico presente. Radio Viola alla partita, in diretta dallo studio, dallo stadio e da Sisal Wind City. Quando gioca la Fiorentina, seguila con noi. Ti aspettiamo al Sisal Wind City di Firenze, in Viale Giovine Italia 11D, rosso. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Concessione 4000. Ledi Radio. Radio Viola. Eccoci qua nuovamente insieme in diretta Radio Viola, Federico Sartori, Alessandro Fiesoli, Lorenzo Stovini in studio, al telefono con noi resta ancora per qualche minuto Mario Tenerani e vado a salutare sull'altra linea Simone Bernabei, collega di tuttomercatoweb.com. Ciao Simone, ben trovato. Aspetta un attimo Simone. Chi? Simone ci Mario? Sei? Sì, ciao. Sì, ci sono. Scusa Simone, un minuto solo, Ci dai al volo l'ipotesi di formazione, please? Ah, dopo Pioli, vai.
Ma è quella tipo, quindi centrali Pezzella Story, esterni Lorini e Biraghi, i tre centrocampisti sono quelli titolari, Badel, Vertù e Benassi, e poi davanti sicuramente Simeone, sicuramente Chiesa, e tra l'altro lui ha detto di aver visto molto molto bene questa settimana, e poi penso Terò. Bene, quella tipo, diciamo. Io penso sia quella, sì. Con Simone invece voglio andare brevemente, Mario, sul mercato, perché così rifacciamo un punto della situazione, un quadro. Intanto Simone, partendo così dai nomi che si fanno in entrata per quanto riguarda la Fiorentina, leggiamo anche dalla capitale di un'idea Cataldi che potrebbe essere, diciamo, abbastanza concreta. Poi si parla di Viviani, tra l'altro stamani abbiamo provato a contattare anche l'agente, però insomma non si è voluto esprimere da questo punto di vista. Che cosa potrà accadere secondo te, quanto il ragionamento legato alle caselle in entrata è strettamente appunto correlato a ciò che accadrà in uscita, perché insomma ci sono degli elementi che andranno sistemati, piazzati o ceduti, ad esempio guardando a Maxi Oliveira e alla possibilità di trasferimento al Cagliari. Simone? Sì, assolutamente. Allora, intanto non credo il discorso legato alle entrate sia troppo direttamente coinvolto per quanto riguarda poi le uscite, nel senso le operazioni in uscita saranno di tono minore per quanto riguarda la Fiorentina, molto probabilmente, ad eccezione della situazione di Badel. Vediamo come andrà a finire le tante trattative in essere per il croato. Partiamo proprio dal centrocampo, insomma, come hai detto tu, sì, i nomi di Cataldi e Viviani sono due profili che effettivamente interessano alla Fiorentina e sarebbero raggiungibili, diciamo, a cifre anche abbastanza alla portata delle casse viola. Un nome che però è uscito nella serata di ieri è quello di Etienne Capoue, centrocampista del Watford, attualmente al Watford. Questa mattina abbiamo fatto delle verifiche su questo profilo ed effettivamente è un giocatore che piace alla Fiorentina. Corvino lo aveva seguito anche negli anni passati. Ovviamente i prezzi legati alla Premier League poi non sono accessibili alle squadre italiane. Adesso però il giocatore si può portare via da Londra, dal Watford, con, diciamo così, una cifra possibile per la Fiorentina, e la squadra viola sta lavorando, così non esiste ancora una vera e propria trattativa, però sta pensando ad un prestito per il giocatore. Quindi teniamo calda questa pista, perché veramente è un profilo che piace ed è un profilo che potrebbe avere le caratteristiche giuste per arrivare a Firenze e rinforzare la squadra di Pioli. Senti, ti voglio chiedere velocemente anche di Locatelli, che è un altro dei nomi, diciamo, che sono emersi in queste ore anche per la possibilità appunto di trovare spazio fuori dal Milan per lui. E Laxalt, come sta la situazione qua anche contrattuale, perché scadeva il suo contratto con il Genoa al termine di questa stagione, Simone? A dicembre si era parlato di un possibile rinnovo che per ora mi sembra non sia stato ufficializzato, nonostante che Capozzucca ancora rafforzi l'idea del fatto che rimanga comunque a Genova. Ma guarda, l'ufficialità effettivamente non c'è per Laxalt, però di fatto l'uruguaiano ha rinnovato il suo contratto con il Genoa. Manca, diciamo così, il comunicato ufficiale, però è tutto già stato sistemato tra il giocatore e il club ligure. Quindi per gennaio mi pare un'idea molto complicata, anche perché il Genoa magari lo farebbe pure partire, però vorrebbe monetizzare, e in quel caso la Fiorentina non so se ha intenzione di spendere per quel ruolo. Detto questo, per giugno può sicuramente tornare ad essere un obiettivo caldo. La Fiorentina lo ha seguito anche nelle scorse sessioni di mercato, quindi sì, teniamolo come nome buono, però per giugno, non per gennaio. Mi sembrerebbe davvero una trattativa troppo complicata. L'altro nome che mi avevi fatto, scusa, era Locatelli. Sì. Locatelli, sai, il Milan vorrebbe, diciamo così, valorizzarlo, vorrebbe farlo giocare, vorrebbe farlo crescere. In questo momento non è un titolare per Gattuso nel ruolo, comunque se ci pensate ci sono tanti giocatori anche pagati fior fiori di milioni di euro, insomma, in estate. Quindi l'idea del Milan è quello di dar via Locatelli, però in prestito secco, ecco, per farlo giocare e poi riaverlo la prossima estate. Quindi onestamente non credo la Fiorentina voglia
scendere a questo compromesso, passiamo il termine, e prendere Locatelli in prestito secco. Quindi punterei più su altri nomi, quelli che abbiamo fatto in precedenza, da Cataldi a Viviani fino a Capoue, però insomma ovviamente Locatelli è un profilo che piace, non c'è soltanto la Fiorentina, c'è anche il Torino, però ecco, le condizioni che il Milan sta dettando sono queste. Scusa, sono Chiesa, ciao. Mi dici una cosa, su Sensi si dice niente? A che punto è questo ragazzo? Perché sembrava bravo, poi non gioca, non è di nessun, non è di interesse per nessuno, a quanto tu ne puoi sapere? Ma effettivamente, ora, un paio di anni fa sembrava il nuovo, così, il nuovo quasi fenomeno del calcio italiano. Spenti un po' riflettori, Poi in realtà sì ma la sua crescita si è un po' frenata, ha avuto anche qualche problemino di troppo legato agli infortuni, però insomma in realtà in vista di gennaio non ci sono grossi rumors al riguardo, ecco, quindi per quanto mi riguarda resterà al Sassuolo. Però ecco, secondo me, opinione però del tutto personale, ovviamente sarebbe un buon profilo per questo nuovo corso della Fiorentina. No, appunto per questo, però sento cioè l'identikit potrebbe essere quello, no? Giocatori da rivalorizzare. Sì, ma d'altra parte a Sassuolo c'è un periodo di contingenza negativo, insomma, anche Berardi è uscito, sembrava di avere il nuovo bene. Quindi può darsi che sia una crisi di ambiente anche, non lo so, però a me sembrava tanto bravo, poi è scomparso, quindi ogni tanto ho provato a suggerirlo, perché come idea di giocatore, se devi sostituire Badel, non è che ce ne siano tantissimi, perché Cataldi non è Badel, giusto? Lo può essere Viviani un po' Badel, ma Cataldi no. L'unica cosa di Cataldi, è che è uno cresciuto da Pioli, quindi Pioli sa esattamente, lo conosce molto bene. Velocemente, Simone, in uscita possibilità, dicevamo, di Max Oliveira al Cagliari, e poi quali prospettive si aprono secondo te per ad esempio Agi, si parla della SPAL, e poi anche di Cristoforo o magari di Sanchez, che insomma alla fine potrebbero essere nella casella in uscita, in esubero. Sì, ecco qua, mi ricollego un po' al discorso che facevamo all'inizio, no? Nel senso che i giocatori in uscita dalla Fiorentina sono comunque quelli non considerati titolari da Pioli, che comunque Pioli ha utilizzato veramente col contagoccio in questa prima parte di stagione. Max Oliveira al Cagliari sì, è un'operazione che si può concludere senza troppi problemi nei prossimi giorni. A quel punto la Fiorentina però dovrà comunque cercare qualcosa nel ruolo. Attenzione al profilo di Antonelli, perché la Fiorentina ci aveva provato in estate, il giocatore aveva detto di no, aveva preferito restare al Milan, ecco, però gli spazi in rossonero sono quello che sono, quindi magari a gennaio proprio Antonelli potrebbe cambiare idea, e chissà che la Fiorentina non torni a farci un pensierino. Ma per Badel, sai, la situazione è un po' ingarbugliata, lo sappiamo, non rinnoverà, ha deciso di non rinnovare con la Fiorentina. Corvino potrebbe sì decidere di venderlo o provare a venderlo a gennaio per incassare qualcosa, però ecco, non so se poi veramente converrebbe alla società Piola, perché comunque Badel, per ammissione dello stesso Pioli, è uno dei giocatori più importanti di questa Fiorentina. Ecco, trovare un sostituto ora a gennaio con così pochi soldi non è affatto semplice. Per Agi c'è un interesse dal Galatasaray, un interesse concreto da parte del Galatasaray, secondo me più possibile la pista turca rispetto alla SPAL. Per quanto riguarda Cristoforo, la Fiorentina si sta un po' guardando intorno, sta cercando di capire se c'è qualche pista reale, concreta, però al momento non c'è niente di serio, diciamo. Simone, l'ultima domanda te la fa Mario, che è in linea con noi, e poi ti liberiamo. Ciao Simone, ma Sensi, il cartellino non era della Juve, mi sbaglio? Il cartellino di Sensi? No, non è Roma. Più della Juve? C'era la Roma. Mi sembrava fosse della Juventus, ma mi sono perso un passaggio. No, mi pare sia del Sassuolo, adesso non ho. Mi pare un po' impreparato. Vabbè, allora forse mi sbaglio io. Comunque, no, siccome è un giocatore che avevo seguito anch'io con interesse. Comunque ha ragione Sandro. Prego, scusa. Come qualità, ripeto, secondo me sarebbe perfetto per un progetto come la Fiorentina. Ora è vero anche che la sua crescita sia un po' fermata, comunque intanto ti confermo che il cartellino è di proprietà del Sassuolo, quindi nel caso la Fiorentina dovrebbe andare a trattare direttamente col Sassuolo, però sai, anche in questo caso il club neroverde
difficilmente lo farebbe partire in prestito. Il Sassuolo non è una squadra che cede i propri giocatori in prestito, o quantomeno lo può fare, però con magari un obbligo di riscatto. Ecco, la Fiorentina non so se in questo momento può permettersi un'operazione del genere. No, è vero. Comunque sia, io sono d'accordo con Sandro Fiesoli, Cataldi è un interno, non è un regista. Il regista è Viviani, me ne parlano bene a Ferrara, sta crescendo bene, tra l'altro tifosissimo della Fiorentina grazie a uno zio che è di Tivoli, che tifa della Fiorentina dalla vita, però calcia bene le punizioni, ma insomma sta imparando a fare il regista a Ferrara. Il salto a Firenze è duro, però dicono di lui insomma un gran bene, okay. Potarsi che ce la faccia, ecco questo. Mentre Antonelli, sentivo parlavate di Antonelli la scorsa estate ha rifiutato la Fiorentina, cioè ha detto la Fiorentina preferiva fare la riserva a Milano piuttosto che il titolare a Firenze. Ora non so, magari ha cambiato idea, forse si è reso conto anche il Milan non è proprio la panacea, ecco, e quindi forse ha cambiato idea, cioè glielo auguro. Si può fare una strambata tornando al linguaggio di prima. Vi devo salutare perché poi abbiamo la pubblicità, quindi grazie a Simone Bernabé intanto di tuttomercatoweb.com e buon lavoro. Grazie a voi. Si è aperto un mese, come dire, di super lavoro anche per i nostri colleghi di tuttomercatoweb. Mario, ti liberiamo e anche con te ci risentiamo ai prossimi appuntamenti. Sì, un saluto a tutti voi. Ciao. Grazie a Mario Tenerani. Allora abbiamo l'ultima pubblicità, un minuto e poi una marea di messaggi anche per Sandro e per Lorenzo. Scintilla. Vai. Il centro della calzatura vi aspetta per i saldi. Scarpe per tutta la famiglia, sportive o eleganti, con sconti dal 20 al 50%. Impossibile non trovare quelle giuste. Saldi al centro della calzatura. Le scarpe più belle scontate fino al 50%. In via Baccio da Montelupo 76 e all'interno della Coop di Ponte Agreve. Beifin. GPL in bombole e in piccoli serbatoi per la casa, l'industria e l'autotrazione. Beifin, distributori di energia da oltre 60 anni. Beifin, innovazione e tecnologia. Beifin, l'energia sempre al tuo fianco. Info www.beifin.it e www.beifinbbox.it. La Befana del Vigile Urbano arriva in auto storica. Il 6 gennaio il Camet, Club Moto e Auto d'Epoca della Toscana, vi aspetta in Piazza della Repubblica a Firenze dalle ore 10.30. Tutte le info su www.camet.org. Ciao, sono Letizia. Per gli amici, semplicemente la Leti. Sono dolce e solare, ma non fatemi mai arrabbiare, perché il mio gancio vi farò assaggiare. Sono la Leti e Lady Radio è la mia radio. Radio Viola. Radio Viola. Scusa Sandro, ma ora chiedere a Fiorentini anche di non rendere il doveroso omaggio a una persona che comunque ha dato tutto per la maglia. Ha detto voleva rimanere a Firenze. Vuole bene a Firenze e ai fiorentini? Per cosa bisognerebbe evitare di appunto rendergli un omaggio? Cioè, non capisco. E che stai a fare allora noi tifosi, Viola, veramente? Cioè, mi sembra che ci state chiedendo troppo, Ci state veramente chiedendo troppo. La pazienza poi alla fine finisce, ve lo dico. Ciao, Darino Viola. Quando si vinse con l'Udinese e tutti dicevano la peggio squadra mai vista a Firenze, è cambiato allenatore, ma i giocatori sono uguali. Insomma, se un giocatore non sa giocare, non penso che sa più giocare con un altro allenatore. Allora, il modulo ok, ma insomma i giocatori erano i soliti, quindi io le vittorie che abbiamo fatto abbiamo fatto con tutte le squadre buone, ecco, quindi io anche la vittoria con l'Udinese la rivalorizzo in un'altra maniera, una grande vittoria. Ciao Fish. È il momento di zero voglia di cucinare? Runner Pizza, a casa tua in 30 minuti. Chiamalo 055 33 33 33. Più vicini, più veloci. Prima di andare da Lorenzo con alcune domande anche degli ascoltatori, sì. Sandro, vuoi controbattere a Darione Viola su quel ragionamento di prima di Borca Valero? No, bella detto prima. Controbattere, non mi va di controbattere. Dico che, per carità, non chiedo nulla a nessuno, io ci mancherebbe. È giustissimo salutare con affetto un ex che ci ha messo tanto cuore nei suoi anni a Firenze, ma se la vicenda Borca Valero dovesse arrivare a oscurare perfino la partita o a diventare l'unico motivo della giornata, secondo me poi sarebbe, non so se Darione ha pazienza, non so che cosa, comunque per carità facciano quello che vogliono, ci mancherebbe. Dico che Borca Valero nella storia della Fiorentina
non è Baggio, poi per il resto io, dato che non sono ipocrita, rimpiango Vecino, il Borcavallero giocatore, okay, dal punto di vista tecnico non me la sento, perché Borcavallero i primi tre anni era un discorso, nell'ultimo anno un altro, ha detto Boninsegna, non io, Boninsegna, che all'Inter sta rendendo meno di quanto Boninsegna si aspettasse. Boninsegna, vice campione del mondo e campione d'Europa, non io. Quindi insomma, dal punto di vista dell'uomo è tutto tanto di cappello, del giocatore se c'è Veretout ora sono più contento, deve essere sincero, per come la vedo io, sbagliando sicuramente. C'è un ascoltatore che chiede a Lorenzo quale terzino preferiresti per il mercato e se qualcuno tra quei centrocampisti di prima ti piace, che abbiamo rammentato, e poi di 612 aggiunge invece Lorenzo qual è l'attaccante che ti ha fatto girare più le scatole a marcarlo e che ora in questo calcio ci può ancora stare, chi può essere Totti categoria a parte? Ma aspetta, Totti categoria a parte, scusa, non ho capito. No, allora, levando Totti, cioè, togliendo Totti, dice non so, comunque un altro attaccante che ci potrebbe stare nel calcio di oggi o che ti ha fatto girare le scatole in passato. Ai miei tempi c'erano tantissimi attaccanti forti, e, insomma, diciamo Zidane, anche se non era proprio una punta, poi insomma, c'era Ibrahimovic, c'era Shevchenko. Però un altro che dava fastidio era molto, era Corradi, per esempio, no? Del Chievo, perché insomma la fisicità era. No, sono stati tanti, a quei tempi c'erano altri tipi di giocatori, anche le piccole squadre avevano insomma dei bei giocatori davanti, insomma anche molto, molto conosciuti, che poi sono diventati anche famosi, ecco. Centrocampista, no, vediamo, insomma io credo che vada valutata bene, insomma sostituire Baden non è facile, però insomma ripeto, non è che parliamo proprio del numero uno, quindi si può trovare anche qualcosa di interessante, vedremo. Comunque Viviani è uno che potrebbe anche adesso fare il salto, sì, è normale che Spa Fiorentina, per dire il salto c'è, però magari sarebbe stato più difficile, diciamo, Spal di una volta, Fiorentina di una volta. Ora forse un po' più facile potrebbe essere. Sentiamo Roberto, che è un nostro ascoltatore che è in collegamento con noi allo 055 57 2637. Ciao Roberto, ben trovato. Ciao a tutti, ciao e buon anno. Buon anno. Auguri. Ma io volevo fare un paio di domande a Stupini, ma prima però vorrei fare vorrei dire alcune altre cose. Intanto per cominciare, ma l'Inter ora si fa tutti, io sento dire un po' in giro, si fa tutti un solo boccone, ma stiamoci attenti perché davanti loro fanno paura, perché c'hanno, per conto mio, c'hanno un centravanti Hardy e a livelli di Omera, Gabriel Omar, Battistuta, cioè ora con i debiti paragoni, però è un giocatore con quelle caratteristiche, è come un cobra, magari ti sembra dorma, poi sta tutto a un tratto ti morde, capito? E ti assassina, e ti avvelena. Per cui stiamoci attenti, l'Inter è sempre una squadraccia, poi voglio dire, le partite sono tutte da giocare. Ma detto questo, io vorrei rivolgere una domanda a Lorenzo. Vai. Che ho apprezzato anche come difensore quando giocavo, purtroppo non ha mai giocato da Magliello Fiorentino. Però voglio dire, siccome la Fiorentina, cioè la nostra squadra, c'ha un difetto, io ho visto anche nelle ultime partite, non siamo la Lazio e sia nell'ultima Olimpina, con i giocatori esterni, giocatori uno è sinistro, rientra a destra per tirare, quello è destro, rientra a sinistra e viceversa, capito? È successo con Lulic ed è successo con Suso. Poi con Suso c'è stato un errore di 5-6 giocatori, a cominciare da Biraghi e Veretout, per passare ai portieri e per passare a chi era lì davanti, Laurini e Chiesa, e non sono riuscito a rinviare. Ma voglio dire, secondo te, Lorenzo, si può lavorare su questo discorso qui? Perché qui si continua a prendere sempre reti uguali, gente che rientra e che tira. Voglio dire, ma insomma, e mi sembra a me che, e lo debba, lo posso imparare anche un bambino, se un bambino sbaglia gli dà uno scapaccione, dopo la cosa non la rifà più, scapaccione veramente, okay, senso questo prima. È un aspetto da, diciamo, da sul quale si può lavorare. Sentiamo Lorenzo che dice. Ciao Roberto. Lorenzo, vabbè, ciao a tutti, ciao. No, sicuramente giocare a piedi invertiti può essere, insomma, nel caso del Milan che c'ha uno come Suso, fa comodo, come la Fiorentina potrebbe farlo con Chiesa, uno potrebbe provare anche a mettere a sinistra, insomma c'ha un ottimo tiro, ecco. È normale che si lavora magari settimana per settimana, sapendo più o meno quelli che possano essere le difficoltà, nel caso per esempio del Milan l'errore, sì, Suso ha fatto un gran tiro, l'errore è lì che devi mandarlo assolutamente sul piede destro, in quel caso che male
ti va un cross, è normale che se poi riesce ad avere spazio a un sinistro che insomma può far male. A Firenze ha fatto la parata, però in altre circostanze ha fatto anche diversi gol. Ho un ultimo minuto a disposizione che utilizziamo anche per un po' di messaggi, sì, che voglio leggere a raffica per Lorenzo e per Sandro. A questa strada mancano squadra, sicuramente sarà stato il correttore, 6.000 abbonati, una dozzina di milioni di montengaggi, circa 35 milioni di plusvalenze non reinvestite. I numeri indicano totale disinteresse, questo è super calva. Speriamo la finale Coppa Italia sia Lazio Juve, visto che entrambi dovrebbero andare in Champions, se no arrivare sesti è dura, dice Ralph. Un altro che dice: per me Borca può andarsene a puntini puntini. Un altro che dice: Vargas in ottima forma, ora gioca nell'Universitario di Lima. E poi Luciano da Empoli che dice: Viviani mi sembra più adatto a sostituire Badel, e poi una grande qualità, tifosissimo Viola, e non mi sembra poco. Poi c'è un altro ascoltatore che dice: penso che la scommessa con Simeone Pioli la perda, quella del fare più gol, del superare i 12 gol della scorsa stagione contro il Genoa. E dice l'ascoltatore che è molto critico, dice: Pioli è venuto qua perché qualsiasi posizione avesse raggiunta della Valle andava bene, quindi ha avuto il non esonero garantito. Ci vuole altro che Baggio, ma chi è Baggio? È andato via per andare a Furtolandia. Poi dice l'ascoltatore: perché come sponsor non prendiamo Cox Sportive, perché per i polli va più che bene. Quindi, vabbè, questo è l'ascoltatore, comunque non censuriamo, leggiamo. Piero che dice: se domani la Fiesole farà una manifestazione di affetto a favore di Borca Valero, dovrebbe far capire ai nuovi giocatori Viola che qui chi si comporta bene e si sacrifica per la maglia sarà sempre stimato. Questo è Piero su Borca, per chi ha dato anche insomma il giusto apporto alla maglia della Fiorentina. Ci dobbiamo salutare perché abbiamo terminato qua. Grazie ad entrambi, a Lorenzo Stovini e Alessandro Fiesoli. Buon anno, ritroviamo buon anno bis a tutti. Nei prossimi appuntamenti con lo sport qua su Lady Radio, ricordandovi ancora che fino a questa settimana non abbiamo la nostra programmazione in diretta sportiva, perché torniamo con Città Viola e Curva Fiesole da lunedì 8, mentre noi domani ci risentiamo con i tanti appuntamenti: Caffè Viola alle 9, Radio Viola alle 13 e dalle 19.45 in diretta per Fiorentina Inter. Grazie ancora per averci seguito, da Federico Sartoni un buon proseguimento di giornata, rimanete su Lady Radio, ciao. Radio Viola, il GR sportivo di Lady Radio.